canto, ti ringrazio che l'avete fatto per me. Io si rimaneva a Napoli, io sa che fine faceva. Ah, io appena ho saputo che era morta la vecchia Perpetua, subito ho pensato a te. Tu sei una brava persona, seria, onesta, precisa e educata. Come mi sei buttato so che educata? Brava, ma poi tuo marito morì? Carcerato. Ah, carcerato! Signore, perdonalo, signore, perdonalo, signore, perdonalo! Sora! Ma che non avevi fatto niente di male! Non era più un capo comune! Azza! Niente di male! Dillo tutto quanto dici! Un capo comune stanno tutto mariuno! E io sono affattata e cercando prezzi dei colleghi su! E questo pure è vero! Però tu ti sei fatti a Don Sandro, è meglio che noi glieli diciamo! Non preoccupare! Saresti impressionato! Non preoccupate, facciamo sempre! Ma poi a Napoli come campava senza marito? Grazie a te, su! In grazia di Dio! È soltanto Re! Soltanto signore perdonala, signore perdonala, signore perdonala! Sor Candida, state facendo la faccia io! Per forza! Io non ne sapevo tutti sti fatti! E non vi preoccupate, ci capite? È meglio che parrucchiare non so niente! Bravo. No, io non dico niente, tu posto meglio che sta rotro! Io adesso chiamo a Modestino e vediamo se Don Sandro è tornato! Va bene, va bene! Modestino! Modestino! Chi è come vuoi? Eccomi a voi! Buongiorno! Buongiorno, Sura! Volevo sapere se Don Sandro è tornato. Io ho portato a conoscere la nuova Perpetua. Ma prima avete parlato con me, ma sarebbe la signora qua presente? Sì, signore, sono io. Non nasceva, voleva più giovane! Oh, ma voleva più giovane! Signore, perdonalo, signore, perdonalo, signore, perdonalo! Sura, ma che ti capì? Io dicevo più giovane nel senso... Avessimo fa la fine che l'ho! Mi da te la te un parrucchiano, da te! Come? No, niente! Come va di che sto leverino? Oh. Modestino, la mia compaesana sta in ottima salute! Ma la vostra compaesana che sta in ottima salute, parliamo lo necessario, insomma, ma sapo cucinare? Saccio cucinare! Io sono la regina della cucina! Io ti faccio tutte cose a mano, gnocca, orecchietta, tagliatelle, strangolapriere, mulignano buttonato, cucuzziello buttonato, cuparuolo buttonato, e se non ti sei accorto ti metto pure a te e mi sei accorto! Ma che è? La storia di cucina donna Peppa, che sta qua, va bene, va bene, non preparate niente di più perché ci hanno già saziato, che sta arrivando pure Don Sandro. Ma non il preto! Poi là, noi! Eccolo! Ma non è bello! Ma che provatore, che provatore! Oh, Candida! Don Sandro, ho portato a conoscervi la nuova Perpetua! Già il fatto che una persona di vostra conoscenza sicuramente sarà una santa donna! Madonna, padre! Io vi ringrazio di queste sante parole che avete detto per me, però ci sarà da non mi sento un po' canzallanuto, non so che devo dire. Padre, vi assicuro che veramente è una santa donna. Padre, mi dovevo fare suora da piccolina. Da piccolina? E poi? Modestino, qui le domande le faccio io. Don Sandro, Don Sandro, ma voi lo sapete che sono un poco curiosone. No, ma padre, quello è come San Tommaso, piglia e ci infizzinato. Ecco. Padre, saccio pure tutta la storia dei santi. Ho capito. Non parlo più. Bravissimo, ecco. A me serve una Perpetua. Qui le donne del paese sono scrupolose e dicono che dormire sotto lo stesso tetto di un prete sia peccato. Sono donne di campagna, hanno i loro rituali. E vabbè, ci capite? Ah no, padre, sono donne un po' callandine. Bravo. Però non vi preoccupate, in gioco. No, no, ci potessimo cuccare pure insieme, non vi tocca. Ma che dice? Ma sta scherzando? Certo che sta scherzando, quella è pazzerella. E va buono, padre, ci capite che sta metà una chiesa, però ogni tanto una risata ce la dobbiamo fare. Ogni tanto, ma calma. Forza, forza, Modestino, ho capito. Fai visitare la canonica a Donna Rosa, vero? Sì. E poi gli fai vedere anche la sua stanza. Ah, quindi pure stava lì già a cantare, ma portava a parte. Ma cominciamo pure, noi siamo grande hotel. Venite a presto. Ci vediamo dopo. Padre, grazie, padre. Prego. Arrivederci. Arrivederci. La vedo un po' friccicarella questa Donna Rosa. E che devo dire? Che Dio me la mandi buona.
due. Eppure chi stanno da ci ha portato a fare la camminata. Fai la brava, che l'anno prossimo ti porterà da voi, ti capisci? Su 10 anni che Donna Rosa ha messo piede in questa casa di Dio. E che femmina. Che lo non su. Ha messo sotto in coppa tutta la chiesa. Ma non può essere sana sana. Praticamente. Che la come ha messo il cadino, dove che camma fa? Però io una cosa la devo dire. Cucina troppo bella, cucina, che poi è quello che mi interessa a me, alla fine. Hai capito? Modestino! Modestino! Guarda, figliolo, Spirito Santo, andiamo avanti. Ehi, ma qua passa la giornata, tutte passa. Presse. E noi siamo qui da mezz'ora. E chi si ne va? Io ho lasciato la gianca da sola. Ehi, Elena, facciamo man presto, che arrivo porca cheva. E tengo un buco lì sommo che mi volevo fare un poco di caffè, perché indegnamente ho portato la Madonna in processione sulle spalle. E credetemi che la Madonna pesa. Sì, sì, va bene, ma Don Sandro, quando è? O volessi piacciamo o no, Don Sandro? Ma che cosa? Se non posso disturbare, quello sta dirigendo il coro dei fedeli. Avvocato, fumatevi una sigaretta. Va bene, fumiamoci una sigaretta. Bravo, così me ne date uno pure a me, che non lo tengo. E se per questo anche due? Anche due, grazie a Sara. E non mi chiamate scostumato. Ma io non mi catto perché non sto lovando qui se fumato. E poi, lo povero sacrestano come a me, vinta un paese morte e fame come a chista, ma che cosa può lucrare? Uno me la sipo e uno me la fumo. E ancora avete mangiato? Niente ancora, sto ancora di giuro. Quella Donna Rosa è andata a trovare la sorella che si ammala e non è tornata ancora per cucinare. E io ho portato il trono della Madonna sulle spalle, non è come la mente, spiegamoci. La devozione è devozione, ma che la Madonna pesa, ecco, bravo. Venite, appicciate, sparagnate i cerini. Mannaggia, è finita la benzina, appicciate da voi. E io perciò uso i cerini, perché gli accendini sono traditori. Bravo, bravo, mannaggia. Io avevo tenuto scatole di cerini vacante in casa, ecco, noi mi potete mettere un pizzico di cerini qua dentro. E andiamo a pre. Ecco qua. E che state cacciando? Un pane che adesso, lui, bravo. E mo fatemi appicciare da vicino alla sigaretta vostra, così me ne sparagno uno. Pure! Che mi fa? Ah, è come so bene queste sigarette americane, lui. Ma che dite se me ne fumo un altro dopo cena? Mi fa male. Ma no, è mazzato, fanno male. Io non mi sto accattando perché mi sto lavando vizi e fumare. Ne potesti, ma che non ha mai, non mi ha capito ancora. Se ti stai lavando vizi e fumare, ora è cattare le sigarette. Voi, ma che state facendo? Mi state dando pacchetto. È un fanino, quello sempre può servire. E poi se Don Sandro lo vede nel cestino, quello mi strilla perché si crede che mi ha già fumato un pacchetto di sigarette, sana. Ma perché? Non vuole che fumi? Non vuole che fumo. Quello si è inventato un altro comandamento, l'11°. Non sfumacchiamo. E che può fare? E la capa mio cugino, salvando la chierica, non è tanta poca. E che l'è come la vostra, avvoca una famiglia, avete capito? Sì. Ma adesso una domanda, ma tutta sta roba candela? È tutto offerta di contadino? Tutto. E una volta la Madonna offrivano voti d'oro e d'argento, ma pare che accetta pure l'arde o vino. Non è meglio questo che c'è un maggiore, ma che mi ha fatto? Eccomi qua, buongiorno. Aspettavate me? Tu forza la fare il caffè. Ah, Madonna, mannaggia la capa vostra. Che c'è? E mi avete battuto sulla spalla che mi fa male. E c'è un reumatismo, che c'hai? Ma quale reumatismo? La Madonna, c'ha, la Madonna, pesa. Scusatemi, sono stanco, mi devo sedere. Allora, mi dovete parlare. Sandro, eccoci qua, assessori e sindaco, manca solo la baronessa. Ah, allora il fatto è segno. Pazzo! Pazzo! Ma come siete messi in capo? Che cosa? Voi ad affinare la manicomia! Voi ma che dite? Sandro, tu lo sai che vogliamo dire, lo sai bene. Rena, facciamo presto che arrivo porca caivana. Don Sandro, voi lo sapete bene di cosa dobbiamo parlare. Io so solamente una cosa, che oggi poca,
pochissima gente è venuta alla processione e in questo paese si sta perdendo la fede. Questo so io e basta. E voi per ritrovare la fede vi siete messo a inventare i miracoli. Io? Sandro, parliamoci chiari, in questo paese succedono troppe grazie della Madonna. Qua non siamo a Lourdes, siamo a Pietrascura. Ma allora qui la Madonna non ha il diritto alla cittadinanza, fammi capire. Sandro, e non pazziamo, qua i miracoli li fai succedere tu. Io? Ma questa è fanta piteneria, bella e buona, ma che stai dicendo? Ecco il capito. Visto la scarfata subito là e non può niente. Bravo, ma adesso non so vestito tu, guarda che mi ha spurcato tutto vestito. Forza, forza, vai in cucina. Che fa? Lasciate colpa mia, è stata la spalla. Mettici l'acqua fredda, non quella calda, mi raccomando. Oh, comunque noi ce ne dobbiamo andare perché tengo la gianca lasciata da sola. Ad arrivare porca Caivana. Ma stu porca Caivana li dai a pigliare la stazione. Ma signora, viene su lista. È auto. Va bene, noi ce ne andiamo, rimarò a Cabarunese. Buona bene, giornata. Va bene, arrivederci. Va bene, Gonzà, e non me ne vado. E non me ne vado pure io. Adesso viene vostro cugino l'avvocato e vi dice il resto. E voi vi comporterete di conseguenza. Ma io non capisco, sindaco, voi mi state offendendo. Poi ne parliamo, Gonzà. Ma che voi ne parliamo? Poi ne parliamo, statevi bene. E statevi bene, statevi bene. Statevi bene. In questo paese non si capisce niente più. Niente più. Stanno perdendo tutti la testa. Non ci capisco. Parrucchia. Ecco qua. Buonasera, parrucchia. Buonasera. Ma già lui dice che a me non ci venga più. Siamo a posto. Basta, esatto, ma da te. Ne può pigliare per te. Ah, ecco qua. Quale grazie hai chiesto e non hai ottenuto? Forza, parla, Carmenetta. Non Sandri, sono una povera vita. Ma avessi avuto che i figli mi studiavano per fare un futuro migliore. E invece, che ne sono dei capeciucci. E in più, figlio mio brutto, non riesce a venire a trasferimento. Ah, Carmenella cara, ma vuoi capire no? Che i santi non ti fanno queste cose, non ti fanno andare bene i figli a scuola e non ti fanno venire i trasferimenti. E poi lo sai benissimo, non possono nascere tutti quanti architetti e medici. Fatemi interrogare a questi ragazzi. Ragazzi, voi da grande cosa volete fare? Io voglio fare un medico condotto. E io l'architetto. Urge un miracolo. Ma come volete fare? Niente, tu l'architetto, si è spallucchiato niente. Ha ragione vostra madre. Vostra madre ha tanti mogi di terreno, perciò pigliate la zappa e imparate a zappare. Così vedete cosa pesa di più, se la penna o la zappa. Bravo parrucchia. Ma noi non vogliamo zappare. Noi ci vogliamo realizzare. Mi piglia a calci, ma guarda, ti voglio realizzare. Ma guarda, hai ragione. Ma vedete, non sa, io perciò me la prendo con la Madonna, perché quella non mi vuole aiutare. Non ti vuole aiutare. Chiara, ma diteci pure la buona parola. E che facci, mi raccomandazione per la Madonna, Carmenella, ma che siamo scemini qua. Forza, alza la mano in segno di voto, forza. Ma perché era fascista la Madonna? E faceva a balino, faceva. Che fascista è fascista? Alza la mano dicendo così. Madonnina mia. Fammi la grazia di far calmare questi due diavoletti e di far avvicinare il mio figlio da Milano fino a qui. E io verrò tutti i giorni e tutte le domeniche a messa. Forza, ripeti. Allora, Madonnina. Don Sandro, io non so buona a far sti cose, facciamo così, di Carmenella, faccio tutto quello che dici un parrucchiano qui presente, state buono. Chiaramente state buono, chiaramente. Ma come mi ha guardato? In questo paese non si capisce niente. Non si capisce niente, vabbè. Non dimenticavo di telefonare al segretario di Sua Eminenza per far avere l'avvicinamento a questo ragazzo, il figlio di Carmenella. Ecco qua. 06. Pronto? Parlo con il segretario di Sua Eminenza. Sono Don Sandro da Pietrascura. Sì, per quell'avvicinamento di quel ragazzo. Ah! Già avete provveduto? Veramente, grazie, grazie. Ma veramente grazie, baciamo le mani a Sua Eminenza. Grazie di cuore. Arrivederci, arrivederci. Ho sentito tutto. Niente di meno hai scomodato il cardinale. Ah. È così che la tua Madonna fa certe grazie, uè. Robbe, dove capire no? Questi qua sono contadini. Hanno bisogno di avere qualche segno divino. Se no sono tristi, senza la fede, lo capiscono? Perdono la fede e sono ancora più tristi. Ah! Sì, sì, capisco. Quello è il vino, è buono. Eh? Il lardo è saporito. Uè, ma come te per me? Perché le povo facesse pure uno prevato a mangiare. Voi dell'associazione, volete entrare troppo in da scazzetto, lo prevato con Masarice. Modestino, forza, vieni! Io non ti appiccio, io se parlo. I mappicci e basta. Modestino, forza! Oh, piccano, la ci fate una volta. A poco, la prego. No, no, grazie, mo sto nel bus. Io sono il sposo di lui, non è cosa. Ah. Non vi preoccupate. È un...
E dunque, abbiamo subito utilizzato. Bravo, bravo, Modestino, adesso che è finito, fai una cosa, prendi qui quella parmigiana, travasalo in tante bottiglie e portale alle solite famiglie bisognose, mi raccomando. Bene. Siamo qua. Stanno pure le mele. Le mele, guarda, quello pensa sempre a mangiare. Sempre a mangiare, pensi, come ha già fatto? E se non mangi la forza di portarla alla Madonna, chi me la dà? Chi ve la dà? Mi fa dire che non ti ho visto che durante la processione che facevi ti buttavi come una scimmia affamata per terra per prendere i confetti. Ti pigliavo pure il vicino e ti mettivo a mucco. Che ti diventa già... Cassandro, ma io tengo una brutta malattia che quando vedo qualche cosa da mangiare sperisco in bocca. Ma ti mamma, ma guarda che animale ma che sei, sperisco in bocca. Ma non mi sono accorto che tu facevi accapozzate con i bambini a vedere chi si pigliava chi confietta a terra. Ecco, maiale. E come aveva fatto? Tu l'hai meglio lì, ma vai, fai presto, travasa il vino e poi domani gli porti anche un poco di lardo e se restano anche delle mele, fai presto. Vabbè. Ah, c'è sta roba, no. Ma non sarebbe meglio che ci tenessimo qualche cosa pure per noi? Ma Modestino caro, lo vuoi capire o no? Nostro Signore Gesù Cristo ha predicato la carità. Ma essi predicava la carità? Ma quando voleva mangiare, quello faceva la moltiplicazione dei pani. Ma dovevi smettere o no di fare queste cose? È così, tanto per scherzare, ci fanno scherzare. Ah, ma pari, io. Scherza proprio ecco queste cose. E poi issa. Quando si voleva fare una fritturina, cacciava i pesci. Ma come cacciava i pesci? Che dici? Ah, non sapevi. Ma che stai dicendo? Mo vi faccio vedere. Ma guardate. Quella bimba non sapete niente. Quello là, camminava sopra le acque. Poi metteva le mani. Tutti i pesci saltavano a galla, che li pigliavo fucile. Ma guarda che bestia, ma guarda che preti! Sono questa che stanno blasfemo, ci vuole. Ma vai via, forza! Andava a capo. Tanto io me ne vado, ci vediamo più tardi. Ma perché poi venite? Certo, nonostante tutto il consiglio direttivo ha deciso di venire a vedere i fuochi dal tuo terrazzo. Ah, si fa piacere. Però statta attento, sarebbe assai spiacevole se qualcuno scrivesse una lettera al vescovo sollecitando un'inchiesta. Ah, addirittura un'inchiesta? Modestino! Sì. Ah, ecco Donna Rosa. Bene, mo mi sento pulissimo. Modestino! Ecco qua Donna Rosa. Salutato Gesù e Maria. Sempre salutato. Donna Rosa mi gira la testa, sì. Ma non padre, ma che se si sta giù te? Bravo. Volevi dare un po' a buttarsi in borsa la parte rinda, ma non padre, tengo tutte le reti sendate. Cosa c'hai? Padre, ma non ha fatto proprio le stigmate come hanno tutta Evelyn per buttarsi in borsa. Le stigmate, Donna Rosa, forza. Come sta vostra sorella? Ah, padre, non capo la bella, tanto bella, malata, in danno lieto, con tutto quanto che la serve a tu, ma padre, una papessa. Ah, sta bene. Maronna, padre, ma pazza soltanto poco, ma bruciano le retelle dei piedi. Sì. Quello sta quel Modestino che sta spasimando dalla fame. Ma nonno padre, non potevi preparare qualche cosa, per questo ci deve trovare un piatto pronto pure a noi. Ma non mangia il vostro capo là, capo? Ma non teneva una danaglia in capo, già c'è. Molettino! Ti facevi male le mani te a preparare qualche cosa da mangiare? Ecco. Io ci ho portato la Maronna con me sport! La Maronna, beh! Maronna, padre, ma questo sacrestano lo dobbiamo proprio cacciare. Hai ragione, è un capone. Questo è proprio un capone, ma così si parla davanti ad una chiesa. Si urla così in casa mia, bravo. No, ma a parte casa vostra davanti ad una chiesa. Ecco, bravo. Maletti, bocca a chi te! Donna Rosa! No, padre, ma non capito, capito? Io volevo dire, bocca a chi tieni i denti! Ah! Prepara qualcosa che ci mettiamo io e il padre sotto i denti! Non ce la faccio più con padre! Ma questo coso mangia con noi? Cosa? Questo coso mangia con noi? Questo coso, come dici tu, è l'avvocato. L'avvocato coso mangia con noi. Donna Rosa, avvocato e basta. Maronna padre, avvocato senza coso. No, Donna Rosa! Mangi con noi, Roberto. No, io me ne scappo. Sandro, te lo ripeto, state attento. Non ti sa con certa gente. Quella ragazza, lasciala stare. Quale ragazza? Donna Rosa, mi butta la cosa in culo, mi butta. Poi qua parlo io. Maronna, pure quando mi confesso, parlo sempre, se mi fa riuscire un quale ragazza? La maestrina, quella che pretende di essere sposata dal figlio della baronessa. È un momento! Donna Rosa! No, padre, è che la ragazza me l'ha
ci è cresciuto che non danno a nessuno. Il figlio della baronessa per caparra ci ha lasciato un figlio di latte per caparra. Donna Rosa! Voi stufate, voi scordatelo, dice. Ma la baronessa non lo vuole ammettere, per lei questo bambino non esiste. Ma come non esiste? Ma ho capito, padre, ho capito. Quello la quelli il signore disse, crescete moltiplicate. Invece noi per rispettare la baronessa facciamo la sottrazione e la moltiplicazione. Donna Rosa! Ma che cosa sta succedendo? Maronna, suor, parlate un poco, pure voi, già faccio a combattere su lei, parlate un poco, eh. Insomma, donna Bianca, questo matrimonio non va giù. Ma come non va giù? Quel figlio di baroncino ha violato quella ragazza. Ma tu eri presente quando l'ha violata? Come no? Parrucchiano, manteneva anche a me. Donna Rosa! Allora come potete affermare certe cose? Ma quali prove avete? Ma non è come se vero che avvocato va a trovare l'impronta digitale a quella voglio. Ma non ci capito, ma si fanno pure le fotografie negli amplessi amorosi. Donna Rosa! Ma non, padre, ma io visto, ci l'hanno filmini mentre voglio facendo un zuzzum. Ma... a giocare la donna! Donna Rosa! Sono, parlate un poco voi! Donna Rosa, io vi proibisco di parlare così, in casa mia, e specialmente della baron... Cessa! Della baronessa! No, io ho detto cessa di parlare, suor Candida, vero? E poi la baronessa è una donna molto provata. Se l'hanno provata tutto il paese! È una donna molto provata. Ho pensato alla disgrazia che ha avuto per quella figlia che in un incidente ha perso la voce. Non lo pensate a questa cosa? Come no? Padre, già ce l'ho da sta cosa che mi dispiace assai. È veramente una cosa che ci dispiace. Bravo. Che è la voce, non l'aveva perdere la figlia, l'aveva perdere la mamma! Ma come mi permettete? Donna Rosa, Roberto, vi proibisco di alzare la voce in casa mia! Padre, alza la voce! Che le sono cante che mi sta facendo parlare? Sono cante, ascoltate, non parlate se! Lasciatelo contare ragione a voi, è proprio contare ragione a voi! Io non alzo la voce, io alzo i tacchi e me ne vado! Suora, è Fominella! Oh, è Fominella! Signore, perdonalo! Sandru, però state attenti, hai la spada di Damocle sulla testa! L'occhiale, vado là sotto! Che succede? La spada di Damocle! Ma che Damocle, Damocle, smettila! Ma la lettera al vescovo può partire in un momento, no! Sentite, non ce la faccio! Ma non mi padre! Padre, ma chi ha dato di questa spada a mano? Nessuno! Smettila, stai zitta! Non ce la faccio più! Padre, scusate, se ha risposto mezza parola pure io. Mezza parola? Ma chi lo quando cane vero con padrona a Luca, vai pure isso. Sulizzo, no, sulizzo. E poi quella ragazza che teneva la testa sul collo non stava come sta adesso, in quelle condizioni. Io questo non ve lo permetto. Ah, voglio una sbagliata, questo è vero. Però Baroncino ti lavo bene. E che so vecchio. Maronessore, ma come vi permettete di parlare così vicino a Don Sandro? Alle provviste si lavatrici come ti da fa. No. Sori, soli un pozzo tratta ma! Spero, signore, perdonami! Ma cosa fa scendere? Signore, perdonami! Don Sandro, voi mi dovete scusare! Ma capirete, io anche la vaglione l'ho vista crescere. Ho capito tutto qua, se non è cresciuta sta vaglione. Adesso vado via. Arrivederci, Don Sandro. Arrivederci. Maronna. Maronna, mi sta solo sono cazzo sempre. Muovino poco con buono. Padre, voi che ne sapete di certe cose? Quale cosa? Voi siete preti, padre, di queste cose, voi che ne sapete? Voi siete preti, i preti non fanno niente. Che cosa? Cosa vuoi dire? Fammi capire. No, Rick, padre, vi volevo dire che sto da 10 anni qua dentro. Certe cose le ho viste e saccio veramente che voi siete un prete che non fate niente. È meno male. Padre, ma non vi da via gol. E chi si piglia gol? È perché voi e suo candidino siamo molto guai a denaro. Ma cosa volete dire, donna Rosa? Fatemi capire. No, padre, che vi voglio dire? Capure, capisco. Cioè, padre, pure io, come voi. Padre, pure io, c'è tenuta la mala sorte. Ma io non ho avuto la mala sorte. Lo so, però non fate niente. Ma non devo fare niente, donna Rosa. Padre, vi
posso raccontare? Raccontatemi. Era piccolino. Poi mi sono fatto un poco più grande, 50 anni e non mi sposavo. Un poco più grande, 50 anni. Allora mia nonna c'è tenne, ma di una sorta attaccata a notte. Dire un poco che devi fare. Oggi a vigilia di San Giovanni. Ah, era sì. Squaglia un po' chi chiume prima. Ah, giusto, queste cose antiche. Padre, quello che si fa, si prende il chiume, si squaglia, poi si butta in un boccaccio con l'acqua. Un boccaccio? La sera. E poi la mattina si vede cosa esce. Ma San Giovanni di. Che è come un'invocazione di San Giovanni. Come un'invocazione? Ma cosa deve uscire questo boccaccio? Aspettate, padre, comunque facete sto fatto, padre. A mattina e a bre, tutto crocetto. Crocetto? Dicete, maronna. E questo perciò il signore non mi fa sposare, io devo morire. No. E padre, però l'anno appena se stava ancora buono, dice, non faccio nulla da voi. È giusto. Pigliamo che mi buttare dalla corchetta, se fa un barco la mattinetta a prego questo chiume, va? Tutto crocetto. Altre crocette. C'è te che sei a croce a me, San Giovanni. Ecco, forse San Giovanni voleva che tu ti facevi suora. Ecco. Ma amore Dio, ma sorcante, ti manchi qua. Allora. Comunque, padre, il terzo anno non mi ha reso, gli hanno dato più. Lo squagliamo, niente bucato. Ah, niente? Mi detto troppo un barco. A mattina ti avrei, padre, tutto crocetto. Altre crocette. C'è te, buono, non faccio più, che faccio fare? Già sta, c'è tutto crocetto. Giusto. Ma non va, a volte giù lì da lì. Ma puoi fare una camminata a baciare la e tuo paese? Padre, se puoi mettere un bello giovane a presa. Ah, un giovane? La settantina d'anni. Ah, giovane, sì. Comunque, padre, che siamo corteggiati, prendiamoci il caffè, c'è il mio voto, perché... 50 anni, padre, mi... non può qualcosa, padre, una compagnia. È giusto, una compagnia. Comunque, padre, anduinato, che mestiere faceva? Che ne so, che mestiere faceva? Padre! Mettendo il crocetto a basso cimitero! Ah! Perciò ci sono le crocette! Ma guarda! C'è San Giovanni! Mi l'ha mandata a me! Maronna mia, padre! Quindi con un buon matrimonio! Un uomo che guadagnava bene! Riuscite noi, mo' muoviglio, perché visto che un mestiere è buono, perché i morti ci stanno! Giusto! Padre, però, alla prima notte... Niente. No, si addormentò qua. Non copulò. No, che copulò? Si accaputò i No, padre, comunque. C'è già buono stasera, visto che si alza sale, sposto, fai le foto sotto un cop. E dice, vabbè, un cugliatesco che si è addormentato. Rimane come succede, non faccio fare niente. Brava. E così lo faccio dormire tutta la giornata e la sera. Padre. Brava. Comunque, padre, niente. Niente, padre. Niente. Anne, mai niente, c'era solo pipì. Solo pipì. E poi morì. No, poi morì, padre, bravo. E come morì? Non facevo più la pipì. Ah. Donna Rosa, ma io non ho capito, ma con questa cosa, cosa mi vuole dire? Ecco. Adesso ti do io una risposta. Lei vuole dire che io non faccio, non so di queste cose. Sì. Allora, facciamo finta che io non sono prete, ma uno psichiatra per curare i suoi pazienti, che fa? Ad ascibazzo pulis? Ma no, mio padre, chi è questo santo psichiatra? Perché io qua non lo so e non lo conosco. Saggio tutti i santi, ma questo santo psichiatra io non lo so. Ma chi è santo psichiatra? Che ne saggio? Mi hai detto santo psichiatra. Io ho detto santo psichiatra? Sì, voi avete detto santo psichiatra. Donna Rosa, io ho detto psichiatra, santo, l'avete fatto voi. Ma non è che sto casa roba, ma che faccio il santo? Donna Rosa, non ce la faccio più, Donna Rosa, basta, Donna Rosa. Voi non dovete dire niente. No, non dico niente, non vi arrabbiate, padre. No, mi arrabbio, non dovete dire niente in più di quello che vi chiedo, no, forza. No, non dico niente. Forza, cosa mi volete dire? Niente. Donna Rosa, niente in più di quello che... Forza, non fate tanti giri, cosa mi volete dire? Ah, no, padre, perché io volevo dire, quando non vaglione, no? Si mette attorno a una vaglione. Ecco. E una sera, per esempio, la carezza i capilli. Ho capito. È nata a sera a Rederino. Donna Rosa. E voi sentite sera per sera, sempre di sera, padre. Voi sentite sera per sera che questa mano si prende sempre più confidenza. Allora questa mano che fa, padre? Questa mano scende e sale. Donna Rosa! E sale. E scende. Donna Rosa! E sale e scende. Perché non arriva? Donna Rosa! È questa mano. Ah, non preoccupare, dimmi se. Bravo. Che è la mano che cammina. Donna Rosa, la mano cammina. Ma guarda. Ma non va. Padre.
e non sapete le parole che si dicono. Le parole? Mi ami. Mi ami. Ma che sta succedendo? Tesoruccio, cuore, anima mia. Ma perché mi resisti? Perché non mi vuoi cedere? Donna Rosa, io vorrei che voi vi spogliaste. Vi spogliaste dei vostri panni e li metteste nei miei. Ma non vado, questo qua lo sta, resta ancora. Donna Rosa, ma come ve lo devo dire? Io non posso più sposare. Sarò sposò. Io non posso più sposare la vostra causa. Come faccio a far capire? Ma tu che fai lo? Modestino. Stavo portando il vino alle famiglie bisognose, come mi avete comandato. Il vino, fammi controllare un po' questo. Vabbè, vino. Che controllare? Fammi controllare, guarda qua, mezze bottiglie, questo qua era vino nero, è diventato rosatello. E t'avrei ancora, de famiglia, arrivo vino bianco. È diventato rosatello. Lo stanno in stessa maniera. E allora io me ne vada. Mi raccomando a tutte e due. Ti raccomando che Modesti? No, volevo dire... Ma vi si fa mettere a mangiare senza di me? Non ti preoccupare. Gesù, Gesù, e Gesù, aspettavo. Donna Rosa, Gutonzo, mia. Mia, e quando mia, e quando mia, e quando mia, e mia. Donna Rosa, io farò solamente il mio dovere, ma nient'altro che il mio dovere. Se quel ragazzo non vuole sposare la maestrina, io non ci posso fare proprio nulla. Ma se lo voglio una bobè, che è la mamma che sa da convincere. Sa da convincere, ma io ho le mani legate, non posso fare niente. Le mani legate. Lui ti fa donna Boglio. Donna Boglio? Ma che ne sai tu di donna Boglio? Ma ci sono delle novelle in televisione. Ma guarda, donna Rosa, allora spieghiamoci bene. Io non sono donna Boglio e la baronessa non è Don Rodrigo. Quando non so faccia eretta. Mamma. Maronna, carna trista, annumanata e vista, stava nella gagnazzara. Chi è la gagnazzara? La baronessa la figlia. Mamma mia, tutti questi qua ti sei zitta. No, padre, rimane vanco, perché io quando sento questo storta vengo in bocca a me, fa come una padana un lento. No, ma dove vai? Dove vai? No, padre, me ne vado. No, padre, lasciami una cosa. Ma che condiscena è condiscena? No, vado questa ciampa di cavallo! Ma che ciampa di cavallo? Ma non ci si cadendo con Malauri! Ma che Malauri in una chiesa, donna Rosa! Adesso la punizione, fate una preghiera per quella santa donna, forza! Ma ci arrivo subito! Bravo! Eterno riposo, don Alleo, signore! Schiattasse un po' di maschi, amen! Donna Rosa! Donna Bianca, cara donna Bianca. Eccola qua, ma è diventata donna nera. E capisco, il lutto per il vostro povero marito. No, don Sandro, quale lutto? Nera dentro, nera di dolore. Guardate sta povera figlia mia. Un delinquente l'ha investita con la macchina e da allora non parla più. Ma io ho quel pirata della strada, io l'ho ridotto sull'astrico. Tenendo tre case, don Sandro, me l'hai mangiato tutti e tre. Chi sulla S tengo? Certo che ha proprio una voce d'oro vostra figlia. Ma tengo un'altra spina, caro don Sandro, un'altra spina nel cuore. Mio figlio Andrea è stato oggetto di seduzione. E mo quella maestrina va 2 anni se fa sposare con forza. Quella è promessa alla primogenita dei Sellitti. È un matrimonio di prestigio. Soldi non ne tenono, però è una grande famiglia. E secondo voi, don Sandro, io devo vedere mio figlio con quella bastardella! Lui si mcane razza! Buongiorno, don Sandro! Ma ci sono porta e passa da me! Bravo! A metà posto addirittura, forza! Andrete in cucina, c'è donna Rosa che sta in gelmi da anche qualche biscotto! Forza, andate figlioni, andate! È come se è cresciuto, vai! Ecco qua! Mi portano le cose per i poveri. Sì, i poveri di questo paese ingrassano molto bene. Ma no, quanti ricchi, cara baronessa. I ricchi? Se no non possono passare per la cruna del lago. Ma cara Angelina, ma che cos'è sempre questo viso così triste, questi occhi bassi? Forza, sorridi un poco, dai. Non puoi parlare, ma che dici? Ma tu lo sai una cosa, che la maggior parte dei mariti cosa mi dice? Mi dice, padre, se mogliere non parlasse, avresti più bene. Ma che cos'è? Forza. Adesso che facciamo? Ti do un bellissimo regalo, ecco. Una bella immaginetta di San Gerardo. Ma che immaginetta? Una bella rosa, eccola qua, vedi? Una bella rosa, pesca. La Madonna non si offende. E mo ci vuoi un prete che fa della galanteria con una bella vaglione. Eccola qua, tieni.
Ho fatto peggio. Mamma mia. Donna Bianca, avete ragione, una spina nel cuore veramente, ma non vi preoccupate. Io penso che tra pochi giorni vostra figlia riacquisterà la voce, me lo sento, guardate. Avete sentito? Don Santo ha fatto la profezia. Parolite. Mamma, che dite? Rialzatevi, che dite? Già stanno voci in giro, andate a casa e non dite niente, per favore, andate. Ma voi avete visto, Don Santo? Ma voi avete visto in casa mia che disgrazia? Che disgrazia. Una figlia avuta è un figlio sedotto. E c'è ancora gente che difende quella sguadrinella. Ma cara baronessa, mi sembra che oggetto di seduzione sia stato più la maestrina che vostro figlio. Don Sandro. Questo da voi non me l'aspettavo. E come no? Ma voi che ne sapete di queste cose, caro Don Sandro? Che ne devo sapere? Che ne sapete di queste signorinette moderne? Che le si mettono attorno con mie zecche cavalline. Cominciano con le paroline dolci. Io ti amo. Mamma mia, non so vivere senza di te. Fammi tua, ti amo. Ma so tu. Uè, ma tu che fai qua? Niente. Ho portato il vino alle famiglie bisognose come mi avete comandato. Ci stava pure Donna Rosa, vi ricordate? Io vi ho lasciato solo con lei. Che bravo giovane. Mio figlio così è, mi pare uno scemo. Ha fatto complimenti. Quello là si fa infinocchiare da tutti quanti, caro Don Santo. Sì. E mo datemi il permesso che ritorno a casa. Però ci vediamo dopo per i fuochi, Certo, vi aspetto. Ma non se pensa che mi devo fare tutta quella salita a piedi? Non ho la patente, non ho la macchina. Non vi preoccupate che ve lo do io un passaggio fino alla villa. Grazie. Bravo. Avete visto, Don Santo? Bravo. Nonostante tutto, ho trovato della galanteria, pur se sono un po', diciamo, vecchia. È quello come si dice, gallina vecchia. Stavo scherzando, Modestino! Stavo scherzando! E mo datemi il permesso che vado a mettere al forno. Vado a mettere in moda. Accomodate, oui. Sandro! Vi accompagno alla macchina! Forza, andiamo, forza! In questo paese stanno perdendo la testa tutti! Scienza santa, scienza ricca, caccia fuori l'occhio secca! Ma non si va aspettato, ca! Fattura che non guaglia. Donna Rosa, ma cosa fate? Mamma, vuoi venire aiuto? Ma come può tu libero, l'incenso dei dati? Spirito, fatti rasso, un pezzo di un corpo contro la bassa. Donna Rosa! Ho finito! Ma che ho finito? Donna Rosa, basta. Da domani farò almeno dei vostri servizi. Ti caccio via, Ma non fa almeno dei miei servizi. Scambiamoci un segno di pace. Donna Rosa, non scherzate con queste cose. Scambiatemi un segno di pace. Cosa andate a fare? Vado a fare il dolce per voi, così mi faccio perdonare. Va a fare il dolce, fai presto, va. Don Sandro, io proprio voi stavo cercando. Non riesco a stare in grazia di Dio in questa Don città. Sandro, voi mi dovete aiutare. Voi dovete mettere la vostra parola in questa questione dei ragazzi. Perché voi sapete. Mi sto impegnando. I giovani moderni. Voi non sapete come fanno. Che fanno? Iniziano con parole d'amore, dicendo io ti amo. Urgano! E poi si spingono oltre. E per esempio lei può dire fai di me quello che vuoi. Ma non è come si è infuocata la capelle. Modestina, che fai di qua? Niente. Mi credeva che mi aveva dimenticato la chiave della macchina. Ah, ti chiedevo. Ma non vi preoccupate, fate pure, attenzione. Mo mi devo mangiare la cesta con tutti i lardi incorporati. Ma che dici? Ma che dici? Vai, fai presto a comprare una peronista, va. Insomma, Don Sandro, voi avete capito dove volevo arrivare. Ho capito. Mi raccomando, mi affido a voi. Yeah. Vedrete che se può fare. Ma vediamo. Arrivederci. Tutto a me, andate. Padre, a volte non ce li credi. Ha appicciato un dorcio sotto un forno. Siamo a posto. Mamma mia. Ho capito che ci volete fare. Voi siete, avete questi idee in testa proprio retrograde, amici. No, padre. Oh, Ninna, è trasso. Uè, voi qua, cosa fate? Già, padre, non lo cazzo, state così, te l'ho fatta venire io. Ninna. Padre, scusate, ho fatto i dolcetti, mi sono permessa di portarvi voi due. Ma so che i dolcetti che mi hai fatto assaggiare a me stamattina? Come so buono! Bene. Allora, dimmi, posso guaglione poi parlando? Padre, posso? Ma che posso e posso? Se viene la baronessa, qua succede una cosa mai vista. Forse è meglio che me ne vado. Ecco. Ma no, posso guaglione alla D? Ma veramente? Alla D! Donna Rosa, ma come va alla D? Padre, vuoi uscire dall'occhio? L'occhio? Che ci vanno i buoni in manina? Che no, ma non va bene.
bene che la uccelluzzo uno piglia così e a me non mi zelupa a me. Ma non mi zelupa, no, no, lo volete capire, no, lo volete capire che io qui non sono nessuno, nessuno, non sbagliere. Ma come non siete nessuno? Voi casi do parrucchiani, non passi queste montagne, siete il papa. Ma che papa è papa? Io sono il pupo, manovrato da tutti, questo. No, voi tenete la professione a soggetto e dovete affrontare certe situazioni. Anzi, voi che mangiate questi soggetti, io, non ci la faccia brutta. Che l'acqua io non si mortifica e si può mettere pure a chiave. Ma perché che hanno questi soggetti? È una piccola distrazione, invece ci mettere lo zucchero, ci ha messo suolo. E me li devo mangiare io, ci fa! Probabilmente vi dovete sacrificare. Come? Ma come mi devo sacrificare? Ma non lo so, vabbè, ti do che li ho mangiati alcuni in sua assenza. Ma di dolcetto salato, guarda. Si è addormentato, però, padre, scusate. Prego. Che re, mo c'ho di cima, ma no, che si mette sconnello braso. Che succede? Padre, creatura ha fatto la pipì sopra il letto rosso. Ma tu fai la sua pipì, con mezzo che è parrucchiare. La di cosa ne fa, ma la pipì ho fatto. Ma che dici? E non li avete mangiati i dolcetti? Ma come, perché, scusa? Quelli sono 14, li avevo contati. Ah, li aveva contati? No, no, perché li volevo mangiare così, avanti a te, così. Non ti preoccupare, chi li si voleva mangiare avanti a te, chi li muovi? Oh. Ma no, come so? E per lavoro a te! Che ragazzi, veramente mi piacciono tanto! E chi ne prende? Che dice Pusci? E prendete un altro! Andiamo, vai! Andiamo, vai! Sono saporiti! Ma che fa? Piace un altro, ma ci pagava nasce nei sale, mo! E si va a perdere la moneta! Nasce nei sale, chi ha sale, un sale, ma no! Maron, va! Padre che sta qua! Madonna mia, padre, in cucina è una vera rarità! Oggi la faccio staccare e la faccio cucinare apposta per voi! Padre! Padre, sa per fare una salsetta speciale, dice la donzella! Ma no! Giungi! Sangue di pomodoro! Ma non lo sa che non è sangue in questa salsetta! Un sospiro di prezzemolo, due lacrime d'oro di olio, una carezza di aglio e questa è tutta la salsetta. La salsetta, la salsetta, la salsetta. Ci sporco dentro due spaghettini verdi verdi e viene un piatto così, un po' scurinizio. Brava, brava. Invece del decamerone abbiamo sentito il demaccherone. Mamma mia. U piange. No, aspetta, aspetta, ma caprei, tu vado tutto il sangue. Mamma mia, ma acciso così i biscotti. Ma dico io. Cara maestrina Ninetta, vero? Ninetta, ma dico io, tu sei una brava ragazza così assennata. Ma come mai è che hai ceduto alle tentazioni del demonio? Padre, perché il diavolo si è presentato con la faccia dell'angelo. Ecco. Sapete come diceva? Che dicevo? Io ti amo. Oh. Ti amo. Io darei la vita per un tuo bacio. Bravo io! Io ti amo! Io ti amo. Ui! Ma tu che fai? Voli, strisci, non ti fai mai sentire quando arrivi! E ma la prossima volta sono prima a campare e poi tra. Bravo! Ecco. Avete mangiato? A mangiare? Questo qua pensa sempre al mangiare. Accacciamo. Ma basta io, la Madonna. Chissà che cosa ti farà contro di te. Un castigo ti manda sicuramente. Ma te lo dico io. Te lo suggerisco io alla Madonna. Sai cosa fa? Tutto quello che sa, tutto quello che mangi mi diventerà salato in bocca. E poi ti faccio vedere. Che le si fa una cosa che sia la prossima processione a 80. Ma che butta a te? Quello te lo fai, quello te lo fai, poi ti faccio vedere. E poi Maronna castiga a me, tu dare su poco a sotto. Poi ti faccio vedere, quello te lo fa veramente. Tutto a posto, si è addormentato, Nina, avete parlato. Che parlammo a fare? Che parlammo a fare? È sempre la stessa storia, sempre la stessa minestra. Ecco, potremmo fare, padre. Ti spaghetta che voglio, io mi vengo a andare a cucina, ci stiamo per niente in me. Andiamola a fare, andiamo. Sì, Ninetta, e tu stai qua, benedetta figliola, padre. In un sacco chiusa guaglione che capatello. Miam, suor canta da Giciarda. Voi come suor siete proprio ammusciante. Ma lasciata sta. Permesso? Tu. Amma fornuta e mangiare. Voi qui, baroncina. Padre, voglio dire soltanto due parole a quella signora. Io non le voglio sentire, io ti odio. Sa, Ninetta, io non sono un uomo libero. Io sono uno schiavo. State calmo e andate via. Ma lasciami parlare. Suor canta, te la lasci da parlare. Io? Ma io non sto parlando proprio. Baroncì, parlate, avete il mio consenso. Bravo. Grazie. Qualunque sia il mio atteggiamento, voglio che tu sappia che io ti voglio bene. Dillo a questa sedia, ti crede più di me. Ma lo vuoi capire o no? Io senza il consenso di mia madre non posso muovere un dito. Ah, il dito? Ma le altre cose le muovete bene. È una rossa. Padre. Non... Che ne sono candida che mi suggerisce? Sono candida. Baroncì, a te va a te una parte lì. Ah, che ne sapete quanto
faccio vedere. Quando venite con mamma, papà, zia, tutto il resto ha preso. È morato, me l'ho permesso. Padre, scusate, mi sono permesso di interpretare un vostro pensiero. Non vi stanco. Ma come non vi stancate? Non ce la faccio più. Non... Metta, forza, vieni via con me. Ah, io vi seguo. A così facciamo il numero in mezzo a via. Brava. Ninetta, vai dentro, che io vado a chiamare il giardiniere e ti veniamo a prendere col tre ruote. Ah, io vi seguo. Dove andate, dottore? A mandarci. Non me ne vado neanche un bastone. No, vi prendo di mal modo. Già avete parlato con quella ragazza, cosa le volete dire più? Forza. Che le voglio dire, padre? Io ti amo. Ti amo! E che se trovi? Lo so, il nostro nome è impossibile, ma io ti amo! Uno con l'uomo, non è qua mi scrivo in tutto! Una fattuccia! E che faccio, fattucchiare? Carlo Marianna ha pigliato lo curtiere, poi ci va a mantenere la fattucchiare, perché sta facendo pure lo curtiere. Ho capito, forza, avviatevi che subito vengo. Modestino! Modestino, vieni qua. Devo andare un attimo a vedere cosa succede lì fuori. Mi raccomando, non fa parlare il baroncino, il dottore qui presente con la maestrina sotto al mio tetto. Mi raccomando, subito vengo. Sarebbe la fatta. Ma si lascia bollare e faccia buttare i maccheroni! Dottore, quello c'è un'abilità che quando dobbiamo mangiare, scompare, ehi! Fumiamoci una bella sigaretta, però, offro io! Ah, grazie, Olessi! Olessi, ma questo è vuoto! Sono finito! Ma non potete negare che il pensiero ci sta! E chi ve lo vuole negare? E voi come facciamo? E vabbè, Modesti, ve lo offro io a voi, eh! Ecco, bravo, io me ne piglio due o tre perché tabacca e stai giù, avete capito? Ehi, Modesti, ma chi è che piange? E chi piange? Il figlio del parrocchiano, chi deve... Ma vuole figlio del parrocchiano, Modesti, qual è il mio figlio? Tutto è sigarette, è sigarette! Ehi, la pensi in sigarette, sta pensando un figlio. E qui ci sono. Dolcini! Il miscelo non può mangiare, hai capito? Che lì si mangia dolcette, si mangia, Non mi muovete! No, chi si può? La. Non mi muovete, la ragazza, faccio da me! Dove volete andare? Perché vi volete incontrare col dottore? Ma nemmeno morta, sono andata a vedere il bambino! Ecco, bravo! Bella! Bella! Tu sei qua sole! Bianca più della luna! Modesti, come sei suonato? Ma che stai passando? Io niente. Senti, ma che lato sta? Giù da parte in frio creatura, ma vi potete stare voi un poco qua. Ma io sono cucinato. Un bisognino. Vabbè, andiamo a fare l'SLS, senti, ma fosse un tutto dottore. Che ne sa, c'è poi il dottore, può trasire pure per la finestra della camera da letto, avete capito? Ma come, chi è il dottore della Svafnè? Che ne sa, io vengo subito, faccio il bisognino e vengo. Va bene. Ma lo hai capito o no? Niente al bambino che sto succiando, vero la zero di mia madre! Ma non ho creato il bambino, capo, ce l'ho! È mio, capisci? È figlio soltanto a me! Modesti! Ma è facile fare secondo genito senza permesso mamma! Non vi preoccupate, donna Rosa, lui non se ne vuole andare? Me ne vado io, ora vi libero di me, vi libero tutti quanti! Ma non va la figlia fricolina! Diretta, aspetta! No, non mi faccio uscire! Allora viene mia madre e mi trova qua! Uscite! Maronna! E poi ci vuole qualcuno che corre a piedi! Modestina! Maronna, mi... Ma dov'è? Maronna, mi perdono! Non mi fate mandare tutte cose alla bocca! Che non ha più, ci sopporto, e fammi il bisognoso, ma se si sopporto. Ma che stai passando? Poco conto. Ma dove vai? Ci dobbiamo mangiare. Non ti stigli, lo so. Che succede? La Madonna ha fatto un miracolo malvagio contro di me. Ecco. Poco conto. Ecco qua, questo pazzo è un diacone. Si deve anche il vino della messa. Ci ha fatto la città in te, poi ti faccio. Allora... Il dottore se n'è andato? Sì, di corsa. Ah, meno male. Di corsa ha preso la ragazza. Ma no, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, devo uscire da questa situazione. Non ce la faccio più. E che volete fare? Me ne vado dal paese. Ma che è questo io? No, è un carrettiere che ha fermato cavallo. A me non piace quando fai carrettiere. Perché le femmine non si vanno a fare breve. Ah, benedetta donna. Ogni tanto mi appenerisce pure. Ma lo vuoi capire o no? Lo vuoi capire? Che stanno aprendo? Vogliono scrivere il vescovo? Sì. Vogliono aprire un'inchiesta sul mio conto, hai capito? Non ti preoccupato, saccio. Dicono che voi siete un preve da timorato della baronessa. Che facete? Passate ricco per dintà grunellà, viaggiando a scavare per coppia. Ma no, non è così. Dicono altro.
Dicono che io faccio credere cose non vere a questi contadini. Ecco, dicono che io invento dei miracoli. Ecco. E voi l'avete fatto, padre? Beh, qualche volta l'ho fatto, ma a fin di bene, sempre a fin di bene. Non basta, non lo so, basta. E poi buon padre, tre gloria a padre, quattro Ave Maria e Maria. No, ma che gloria a padre e Ave Maria? Dimenticate, dimenticate quello che vi ho detto, dimenticate. No, padre, mi dispiace, perché a me quando le cose mi trasso tutto capo subito mai sciacca. No, già mi scocchia la testa. E papà, che le ha pressioni, un genere, padre, vi faccio mangiare qualcosa, un genere. Padre, poi che fai, ogni tanto, vi confessate voi con me. Ma ti confessate? Vi assolvo. Ma faccio invece le preghiere, faccio fare i servizi, faccio la bevia. Ma che dici? Ma qua non c'è nessuno. Ma siamo in anticipo, ci vuole tempo per i fuochi. Don Sandro! Un momento, ma viene! C'è quell'antipatica di donna! Mamma mia, non la sopporto! Roberto! Roberto, è destino che dobbiamo rimanere da soli. Sì, ma se qualcuno ci vedesse, nessuno comprenderebbe quello che c'è tra noi. 30 maledetti anni di età! Non alludevo a questo. Roberto, come dice il poeta, come dice D'Annunzio, la carne, l'unico piacere della vita! Controllatevi! No! Buonasera, scusate, quello Don Sandro si sta mangiando un boccone, mo viene. Sì, che facciamo? Saliamo subito in terrazzo? Salite, che in volo porto un caffè, però secondo me viene a chiovere, sta tutto. Buonasera! Oh, il sindaco, buonasera! Ecco il nostro sindaco che ci onora! Sì, ma non mi chiedete di fare discorsi, Sono venuto qui solo per vedere i fuochi, non mi chiedete di fare discorsi. Ma chi di voi sei? Celeste, l'hai visto il tuo fidanzato? Oh no, donna Bianca, non l'ho visto. Ancora questa donna bianca, ma quando è che mi vuoi chiamare mamma? Oh, solo dopo sposata. Ma no, non vedete che si passa in questo paese, se ne vedete di tutti i colori, bianca, celeste. E capita, del resto anche voi vi chiamate Rosa. E secondo me pungete anche bene. A Rosa non te ne viene, bognacchia tocca. E perché a voi forse vi toccano spesso? Sì, ogni tanto, ma toccano stomaco. A me invece mi toccano i nervi. Pigliatevi un po' che bramura, va bene. E poi chi è che vi tocca lo stomaco? Forse qualche peccatrice che conoscete? O qualche faccia rossa che va in giro per il paese? Meglio faccia rossa che faccia tosta. Tosta? Ma qua in giro non ce ne sono molte. No, ci stanno. È che si accamuffano. Io conosco solamente signorine per bene che si sposano con tanto di velo bianco, pulito e sacrosanto. E non fanno figli a tradimento. E figlia, se non mi sbaglio, non si fanno a tradimento, anzi. Si fanno corpo a corpo e faccia a faccia. E per me, una figliola che tengono un figlio a pietra, vale più e scende signorina per bene, pigliato tutta insieme a Rofiocca, che sta in cimbo cappellino, fino a sotto e sole le scarpe. E morate mo' permessa. Ma che fa caffè? Elvi, ma la domanda, ma che su qui ce l'avevo? Bene, e non è chiaro. Ecco, boh, a me sono commisciante di carne, i cetti sotto il letto, ne capisco? La pigliate per formaggio! Sottigliezze, Renato, sottigliezze! Ma buonia! Sindaco, sì. Voi che sapete parlare così bene? Un discorso, subito! Quale discorso? Con questo nervoso che tengo mi sento un discorso! Dicevo, fate capire voi a Don Sandro che l'emicrania mi ha costretto ad andare via. No, barone, se ve ne andate voi siamo tutto quanto appresi. Questa non è una cosa buona. La gente del paese ci deve vedere come tutti gli anni affacciati al terrazzo a vedere i fuochi. Più fuoco è quella che te ne chiesto. Andiamo e speriamo che nessuno ci indossi le deve. Andiamoci. Ma pare che è sgravata. Una cosa non mi arrepiglia sempre, capito? E perciò non puoi tasco, perché va a te e mo ti sei accorto, ti ho fatto pure a te, capito? Cammi, è stato detto che ti pigliamo! Va bene, avviatevi sopra, io intanto convinco la baronessa, andate.
Donna Bianca. Dite. Donna Bianca, in nome dei nostri antichi trascorsi. Acqua passata. Passata, sì, ma per colpa vostra. Io faccio sempre lo stesso sogno, che sono morto e voi mi portate dei fiori. Ecco brutto suono. Fiori di carta, donna Bianca, finti come il bene vostro, ma che non seccano mai come il bene mio. Ma forza discorso lo fa. Vi ho convinta, donna Bianca. E che vi devo dire, siete un maledetto seduttore. Canisce la femmina. Oh. Andiamo a vedere i cuori. Donna Rosa, adesso devo cercare scusa alla baronessa, troppa mala parola, troppe le dite in casa mia. Ma che vi credete che pure io ogni tanto non è che perdo la testa? Lo so, e a me non piace stare con due piedi in una scarpa, non mi piace, però ci devo stare per forza. Dovete sedare questa vostra eccessiva impulsività, ecco. Dici tanto io che mala parola ogni tanto. Ma che mala parola? Oh, Sandro, già, che succede? Ma ci pensavo ci posso parlare giù. E come ti senti parlare? Ah sì, ha ci fatto un uai. Che fai? Io ve lo dico, ma sto in confessione. Vabbè. Altrimenti vuoi uscire da tutto qua. Ma sta in confessione, parla. Ha già buttato sotto la figlia donna Bianca. Come l'hanno viva e morta e ferita? Non starci, mi sono scappato. Ma come la multa? Ma io non è che l'ha già buttato proprio sotto. Io l'ho schiattato con la macchina e non faccio una. Una schiattata? E poi non credi che è morto. Che l'ha luccò. Come? Che l'ha... A luccare la maniera, maronna mia! Ma com'è che non te ne voce a luccare? Ma che ne sai? Ma dov'è successo? Che fuori, io che sta ancora tutto schiattato in faccia a voi! E quando parli, imbecille! Non sa se è morto, non voglio sapere che io mi impressiono! Ma no, ma c'è qualche cosa, ma ci fa scendere e mi ermerà la paura, andiamo, ma ci potrà me ne accorgere! Ma no! Prima di avere l'uso! Ma no, mi ci vanno mandare a sé! Ma no, è sta mamma! Ecco qua! Donna Rosa! Maronna! Padre! Mettetele qua! Mettetele qua, padre! Donna Rosa, eccola qua! Mamma! Ma non c'è mai ragione! Così ha perso la voce e così l'hai acquistata! Allora silenzio! Non dire niente alla baronessa! Ma perché, padre? Perché? Gli può venire un infarto, un ictus, può morire! Ci dica subito! Dove vai? Ma non c'ho Ma che spogliericcio! Lo dico io un po' alla volta! Forza piccolina, forza, vieni con me. Metti un poco sul letto, forza, mi da... non dire niente! No, forza. ciò dico! Perdonatemi, Trasit! Trasit! Bisogna rimanere un po' dalla più! Trasit! Eccoci qua! E ci siamo intossicati pure il fuoco! E va fa mocca! Buonasera, brava gente! E per caso avete visto mio figlio Andrea? E mamma mia, ma con quest'acqua, quella è delicato, mi prenderà una bronchite! Ma che dottore, che se non mi mocca, ecco, la maestrina! La maestrina! Oh mio Dio, Celeste non sentire una calunnia! Oh, madonna sindaco! Sindaco, non mi sento bene, Aiutate! Ma ci prende! Baronessa, attenta al vostro cuore! Ma quale cuore? È un cespuglio di spine! No, che se lo meffo grido! Ma quand'è che mi potrò liberare di quella rispettabile signorina? Alla nave, perché che la tengono un figlio? Noi non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere! Per noi questo bambino non esiste! Senti che fa sposo! Rigenerato un po' così che la mano muove, Matricida! Allora, aiutatemi! Io già tengo il guaio di quella figlia che non parla! Poi con la sventura che sta, comportate che sta maniera! Ma non veramente, amma! Sì, voi siete una femmina e chiesa. Fate la promessa alla Madonna che se fa venire la voce a vostra figlia, voi fate dare il nome a quel bambino innocente. Aspettate. Madonna mia! Così sbrucia davanti alla Madonna. Piano, più dolce, ginocchiamo. Oh mio Dio, non mi sento. Madonna mia! Se fai venire la voce, Angelina, bene, io farò dare il nome al bambino e farò sposare la maestrina. Basta così, basta! Fancella sagrata! Ma non veniva pure a suor Mario Melo, dov'è la baronessa? State calma, distesa, ho una bellissima notizia per voi. Non vi preoccupate, una bellissima notizia! Ecco,
Angelina, forza, vieni, 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 forza! E qui con mamma, forza! Ecco, forza! Mamma! 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 Miracolo, miracolo! Si è avverata la profezia di Don Sandro! Donna Rosa! Ma cosa avete combinato? Maronna, mi non sai, ogni tanto è complicito voi. A fin di bene, un miracolo si può anche inventare. Seconda lettera anonima per dirti che sono un'amica che ti vuole bene. Brava, come inizio così mi piace, mi raccomando donna Rosa, senza parolacce. Solo perché mica scrive parolacce, di no. Cara Chiagnazzara, mocchi donna Rosa, signore perdona, la signore perdona. Ma sora, ma ci devo scrivere e poi parlate. Mucca chi tiene i denti. E che c'entra? Ma non, sora, ma non, ma ci devo scrivere, mi stai facendo schiatta ancora. Faccio succedere il finimondo, il giudizio universale, faccio correre i carabinieri. Vieni, Don Sandra, dove sta? Almeno ha visto per detto buongiorno. Sì, 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 buongiorno. Baronessa, se tante vacai, ma ci sono passato a fan. Chiamate a Don Sandro. L'hanno chiamato no quando c'è Carlos che sta morendo. E sta andata questa notte, lui è modestino. Ho capito, ma la baronessa qui ha scritto al vescovo e chi lo può venire in un momento a nata. Ma non, che bella cosa, viene il vescovo. Non ci mai visto un vescovo in canne oltre. Ma me ne dice la messa di ringraziamento. Nessuna messa di ringraziamento, donna Ro, viene a fare un'inchiesta. Perciò telefonate a Don Sandro e portatelo in un po' che presto. E che dice vicino al cecco? Muore a presto che tengo che fare. Donna Ro, qui non è più il caso di scherzare. Qui non c'è stato nessun miracolo della Madonna. Capiamoci bene. E poi la baronessa qui si sente anche male. Madonna, quando ci dispiace? È che stamattina, appena alzata, sono scivolata. Mi stavo spezzando una gamba. E perché poco prima avevano dato la cera al pavimento? Era un vomitito paura. Ma non guardate, che la stavo spezzando la gamba. E non se l'è spezzata. Ma di chi vi mettete paura? La baronessa qui è un soggetto molto suggestionabile. E poi, donna Rosa cara, volessimo sapere sta lettera anonima. Chi gliel'ha scritta? Suore, ma voi che state scrivendo? Io? La lista della spesa. Maronna, che si sta scrivendo stamattina? Maronna, mi senti che siamo venuti da cercare parlare in tovagliari. E qua siamo un paese di 3.000 persone. 2.000 sono alfabeti. Ma ci stanno sempre mille che sanno scrivere. Ma perché? Che ci hanno scritto? Che ci hanno scritto? E mo la leggo. Cara Chiagnazzara! Sì, dovere! Signore perdonami! Hai ricevuto una grande grazia della Madonna che ha fatto venire la voce a tua figlia. Ora mantieni la promessa che hai fatto, se no passerai un cuofano di guai. Bada! Una donna fece un voto alla Madonna e non lo mantenne. Ebbene, dopo poco tempo si dovette comprare una stampella perché si paralizzò una gamba. Sì, sì. Madonna, non chiagni, ti hanno finito ancora lei. E forza, calmatevi. Ma che vogliamo credere a queste sciocchezze? No, guardate, so credere, ma ci si posso credere. Dopo un altro poco buttò via la stampella. Ah, se n'è guarita. Ma si comprò una seggia a rotelle perché si paralizzò pure l'altra gamba. Perciò, mocca chi tiene i denti. No, suora cara, qui sta scritto proprio che la parola là. Madonna mia, è proprio la lettera mia. E il resto non lo leggo.
paga il tuo reb dalla Madonna e guarda te coscia. Donna Rosa. Dio perdona l'ora, Dio perdona l'ora. Madonna mi suora, amico, ma già sta lettera mi ha fatto venire proprio un brivido dietro alle rene. Ma quali brividi, donna Rosa, quali brividi? Qui non c'è stato nessun miracolo. La signorina qui presente che è stata investita dalla seconda macchina. Sindaco, muovetevi, fate presto, io sto morendo. Ma non mi piace, nascite muri da bocca aperta che a me mi fa impressione. Baronessa, baronessa, io nemmeno posso parlare come un telegramma. Voi mi stoppate tutte le volte che cerco di dire una frenzola di parola. Ebbene, stavo dicendo che la signorina qui ha riacquistato la voce per un fatto naturale, per un fatto emozionale. È vero, signorina? Credo. Come credo? No, non è. Ma sei sicura? Sì. Purtroppo non ricorda bene di che macchina si trattasse e chi la guidasse. Vieni qua, vieni qua. Cerca di ricordarti a mamma che macchina era, grande, piccola, rossa, blu, nera, niente, non parla, non parla, da quando ha riacquistato la voce e devo andare chiusa prima. Oh, rega, Maronna si sta ritirando a grazia. A Maronna si ritirava a grazia. Parla, parla. No, io non sono d'accordo. Oh, mamma mia, state zitta, pierda lingua. Basta l'angela di Cianna. Oh, basta pure l'angela. Ha voluto farmi questi pagliacciati. Ah, se io sapesse chi è stata, me lo asso stupesa con lo stomaco. Voi lo sapete, il primo che l'ha investì l'ho ridotto in miseria. O secondo, mannasse direttamente in galera. Ma chi è stata? Chi può essere? Oh. Modestino. Modestino. Ma quando mai? Io non c'acci niente. Ma che vuoi dargli visto oggi tu e Modestino? Ah, mo sì, ma io non c'acci niente. E poi si era stato lo dice. Sì, ma c'è caro, se è morto. E d'accordo, non ero, quello ci sta facendo perdere tempo. Non abbiamo, poi se avesse buttato sotto la figlia vostra, me ne avrei fatto un quanto. Sì, perché significava che avevo fatto venire la voce alla signorina e allora mi aspettava come minimo una medaglia di argento. Alla memoria, perché donna bianca d'accedeva prima. Ma ci va! Ma purtroppo io non so niente. Io Dio sapeva, ma non lo vedo. Mi dai un fritto in gola, ma non tante che ci ha fatto. Io sono candidino, ma perché non chiate un po' Io? Mi sto stanca, ho pregato da stamattina e ho pure ricamato. Si è acceso? Che lo quando ricamo, dirà zappa. No, ma tu devi stare a dormire. Io, ma quando vai, ci aspettando un zappa. E chi lo dico, va vicino a moribondo, io. O no, ma ci stesse un morso e qualche cosa. Aspettiamo che se ne va a baronessa mangiamo. Ha già cucinato un pane e cucino pure a te. Ma chi mi ha fatto fare? Ma chi mi ha fatto fare? Io mi aveva scusato. E allora voi, se mi dare un bel letto, mi sento il sole fresco fresco, una bella mugliera vicina, poi la vado per me ne scendevi già. È quello che dico pure io. Mi dovevo sposare. E mi siete conosciute troppo tardi. Io lo conoscevo prima, che sposavo in zio. Ma non so candida. Sai che impressione, la mattina mi avevano un butto. Mi lascio da prima, non capire che non capo. Ma tu devi stare a dormire. Io no, ma quando mai? Ma non mi sente che la signorina non parli più. Ma che lei non si fida, non si sente a bocca. Ma che c'è, Angelina? Parla di qualcosa. Scende, da signorina, non parli più. Hai chiuso sotto la mano. Che ne sa? Angelina, ma che c'è? Io vedo che stai piangendo, c'hai gli occhi rossi. Ma che hai? Ma non parla più. Ma guardate che la mamma parla. Ma state per zitti, ma non mi ha dato in cuore, ma non perché. E fammi la sentire, ma conosciamo. E vieni appresso a me, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Dile che no. Fatti mandare dalla mamma a prendere le banane. Non è che non posso mandare, è che non voglio mandare. Mi viene da piangere. Ma non è che mi azzardo, ma mamma appena sento la banana si è arrabbiata. No, guarda. Guarda, ti metto là. Ma non va l'acca, ma metti vicino al suor Candida, parlate tra di voi perché io me ne vado a pregare. Ma che preghiera va a dire quella? O requia materna. Ma non una rataretta, pensate a parlare con vostra figlia piuttosto. Angelina, vieni qua mamma. Ma senti, ma tu quasi quasi parteggi per quella. Per Ninetta? Chi è Ninetta?
Non la conosco, niente Ninetta! Per me è quella! La signorina quella tiene un bambino! Una madonna, voi la sentite? Come? Voi la cacciate una piazza lingua, ma io! Mamma larga, ringraziato Dio! Ah, ma io l'ho capito! Qua sta il fatto! Dovevo avere un bambino pure io, allora sì! Che facciamo, succursale l'annunziata? Ma Celeste Sellitti, il bambino non ce l'ha! E non può fare per sé, via Santa Maria! Perché Celeste Sellitti si sposa col velo bianco! A volte anche il bianco può macchiare. Ma che vuoi dire? Niente, vado a prendere la bocca da dare. Qua mi sento come una santa sotto una campana di vetro. Gloria al Santo, al Figlio! E allo Spirito Santo! Mio Dio, mi sento male! Baronessa, Baronessa! Baronessa, quella è... Gloria, Gloria! Lo cito, piuttosto! E ce la faccio in manzalata! Gloria Santo! No, 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 no! Via direttamente a scuola! Mamma mia! Gloria, Gloria! Non vi lasciate terrorizzare! Voi siete terrorizzata da quella lettera! Mannaggia il diavolo! La sua coda e le sue corna! Oh, ehi! Hai soccato la tenda centrale le corna, eh? Ma non pazia! Sì, corna bella, pesante, sì! Mucca, capra, buoia! Chi campa un mese e corni? Goppa e corni! Ma corna mai! Allude a bestiame che commercia, sia chiaro. Ma volevamo sapere che si dice. E questo lo dovete dire voi che venite da fuori. Buongiorno a tutti. Buongiorno, avvocato. L'ha passato tutto il mondo. Novità? Novità? Sto paese a ruta. Sotto sei pazzi. Ognuno che tiene qualche malattia, speri a fuori sotto la mano. Ne volete sapere uno? Dominando lo top caritto. Ah, tu vado a darmi un facessi il vestito a questa cosa! Ah, ma che si dice? Il vescovo viene! Chissà se si viene! Donna Bianca qui gli ha scritto! A proposito, abbiamo visto la maestrina con vostro figlio Andrea! Oh! Nerone! Chiamatelo Nerone, quell'assassino! Era Nerone che uccise la madre! Ma chi? Oh. Lasciamo Nerone! Oh. No! Che lo muretto con tipo muretto! Va bene, e noi ce ne andiamo. Non in marocco per portarmi il fresco. Buona giornata. Ci porto nell'ovo. Oh, donna Bianca, io non capisco perché perdiate tanto tempo a discutere quando la truffa e l'inganno sono così evidenti. E non l'avete sentito l'assessore, no? Noi siamo la luce in questo mondo. Sindaco, sindaco! Ah! Oh. Mamma insomma, mia. Questi credono nel miracolo. Chi glielo dice adesso che donna Bianca qui ha fatto una promessa, ha ricevuto la grazia e non mantiene il voto dato? Oh, ma lo sanno tutti che Angelina è stata investita ed è per questo, è solo per questo che ha riacquistato la voce. E quelli sapete che dicono? Che è stata investita per miracolo, proprio per riacquistare la voce. Scusate, se ho trattato a me. Ma che la mi chiamate Carmonella Ricci, potete dare una stella Ricci che saluta a me, c'è Carlos è morto. Che peccato, oh, che peccato! Oh, quanto ci dispiace! Una colonna, quella cecca, una colonna! Ma non è che le cacci dette pure una colonna che le ramurì, è una colonnetta che stresse già! Ma no, non è scemo, tu ne qua, ma che non c'è! Sì, tutti insieme! Ed è il riposo! Domano, signore! La luce perpetua, riposi in pace! E che lindo riposo, donna Loro! Sono morto! Mi sta dicendo si vivo! E che scherzi è che hai anche chi? C'è Carlos, è morto! Ah, meno male, oi! Ma tu si sei lovato, hai paura, sono un povero uomo, una nuttata in coppia di spalle! Poi qua, è passato su, non va bene! Avvocato, vi prendete il discorso! Sì, certo! Dunque, io vorrei fare una semplice domanda. Ma fa quello che ho tu. Come fu formulato il voto di donna Bianca? Voi tutti eravate presenti. Ha forse detto farò sposare la maestrina con mio figlio Andrea? Niente affatto. Ha detto solo io farò sposare la maestrina. Ma non pazia a me, non mi metto. Che ne dice? Farò dare il nome al bambino. Certo, ma non disse da mio figlio Andrea. È vero, ero pure io presente. Sora, pregate, state zitto! A
questo punto vuol dire che bisognerà trovare un marito a questa maestrina, in mezzo a questi montanari. Che so, uno scemo, un minorato. Gli diamo una bella dote e il voto è mantenuto. Alla fine ce la cacciamo pure da Lucci e vino. Muovere che sto paglietto può mettere la colpa a me. Io non sono affatto d'accordo con la risoluzione dell'avvocato. Ah, sindaco, non essere d'accordo nel vostro ruolo, ma che volete? Che voglio? Voglio un vescovo. Deve venire il vescovo e deve decidere il vescovo. Ma se no cosa ma? No. Ci vuole un'autorità superiore che risolve il problema. Ubi maior minor cessat. A te assoluto. Ma che dialettica? È un dialettica, vuole sbarare pure io. Voglio dire male parola a tutto quanto voi. Sindaco, io sono d'accordo con l'avvocato. Te pare? Sì. Anzi, a questa maestrina io gli faccio una bella dote. Tengo una casarella in campagna. È un po' malandata, ma basterà sistemarla. Alla fine ce l'ho pure la casarella. Né che vuoi che un suo marito che sappia. Ma sì, alla fine non è detto che debba essere per forza un minorato. Potrebbe essere anche uno, che so... Uno così! Come Modestino! Brava Celeste, brava! Quello col Modestino è tutto sommato simpatico! Modestino! Ma chi non è buono come se... Suore, state zitta e pregate! Grazie! Alla fine, quando abbiamo ripulito un montanaro di questo, diventa per bene! Come si dice, vi è sta ciccona che par barona! E quante sarebbe questa dote? Modestino, così su due piedi non lo so, però ho detto buona dote! No, perché sapete, io sono scapolo! Uè, Modesti, ma tu da mi vai a cuccare? Un momento! E poi, io non sono prete, ma sono sagrestano. E i sagrestani si possono sposare. Ma vatti a cuccare, dammi! E non mi riservo cacciare. Ah. E va bene, me ne vado. Ma mettite a bello in capo, che io piaccio. Ma ti devo morto in casa mia, tutti. Sì, vabbè, ma chi vi dice che la maestrina poi è d'accordo? Io non l'ho vista un tipino... tanto accomodante. Ma questi sono affari suoi. Noi il nostro obbligo l'abbiamo assolto. Noi, se lei non vuole, ce ne laviamo le mani. Avvocato, siete un genio, una carta. Evviva Maria! Bella astrosi! È la vostra maledetta astrosi! Oh, paura celeste! Mamma, Andrea è stato circuito, raggirato da quella streghetta di maestrina. Benedetto Celeste, quello là è un cacchione, è un ingenuo. Io l'ho cresciuto a ovetto e biscottino. Mo che fa? Vengo Lucrezia Borgia e se la roba. Ma chi è Lucrezia Borgia? È Nutranza che faceva di quello. Oddio! Mamma, che brutta razza che siete. Ma fini casino delinquente. Se lo figlio non ha curtellato uno, dicete che lo delinquente ha dato una panzata un po' curtiello lo figlio mio. Tornerò, la nostra coscienza è a posto, pulita come un panno di bucato. Sì. Beh, io volesse fare una faccia tanto a chi dico io. Ah, evviva Maria! Fate progressiva! Progressivo! Ha detto progressivo! Facite il corno! Chi sto qua? Lo papà sta a Roma! È un vescovo a la villa vostra! Ah, ecco, è arrivato il vescovo! Sì, sì, ho una donna bianca! E sta incazzata nere! Ehi, ma come parli? I vescovi non si incazzano! Si arrabbiano! Albi, non è la stessa cosa! Andiamo! Vabbè, datemi il braccio, donna bianca! No, questo braccio qua mi fa male! Avvocato, prego! E forza, donna bianca, non abbiate paura di certe civette! La Madonna non manda guai a nessuno! E poverino! La Madonna sa bene quello che fa! Insomma! Ah, evviva Maria! Non è stata la Madonna! Sono stati io! Uè, suor Cante, ti sei avvisato un santo che sta venendo pesca, chiamatelo un po', chiamatelo. Io? Io sto stanca. Madonna, che sta sempre stanca! Modestino! Un momento, non potete trasire! E perché non possiamo entrare? È perché da chi presepio da fuori, e c'è lo deve vedere a Natale! A Natale? Che si vuole? Manda a Pasqua, Modestino! Sono curiosa di sapere che cosa c'è da fuori, Modestino! Ma nessuno mi ha portato a buona commedia, sono voliti all'inferno! Andiamo! Uè, Linne, ho visto che c'era tutta quella gente che sono andata alla porta dei giardini.
giardino. Ma tu sei tutta sconvolta, figlia mia. Ma mettete qua, mettete qua. E non ti mettere a paura, che ci sto un ghigà ti difende, capì? Donna Rosa, io oramai sono una foglia caduta, vado dove mi porta il vento. Ma non è che tu buttassi in dammo un mezzo, vero? Eccomi qua, che stanchezza, che stanchezza. Don Sandro, Don Sandro, finalmente siete venuti, Don Sandro, lo sapete? Sono venuti tutti i membri della circunvalazione. Chi? Che della cosa? Tutti i membri della circunvalazione. Della circoscrizione? Ah sì, ma non è venuto chi là, come si chiama? Ma lo so, canta di Mulaggerita, è venuto il Coppola Rosso. Coppola Rosso? Eh? Il vescovo? Andava a San Juan. La Donna Rosa, ma pure il vescovo ci manca la forza. Ho bisogno urgentemente di un caffè e di una sciacquata veloce. E non è venuto, andiamo, faccio subito. E poi io sciacqua Coppo. E sul canto devo sciacqua sì. Ma che sciacqua? Oh, ma io non l'ho mai visto! Ma non avrà già armato, né tiene presepe, eh! Io so badare da solo a me stesso, eh! Lo so, però noi stiamo facendo le prove tecniche, io sto cantando, casomai ci vuole essere una badante. Ma che badante? E chi va a mettere un pannulone? Ma che pannulone? Destino, ma si è andato alla festa. Eh no, ma quello poi tutto il paese sta in festa per l'arrivo del vescovo. E allora mi sono curato una ripulita pure io. Ah, e che c'è? E che deve essere? Ma voi avete visto come lusinga dice quella donna bianca? Quello mi ha calunniato, ha detto che io sono un bell'uomo, che sono simpatico. Ah, mica una calunnia, anzi io penso che da giovane vi date piacere. Perché mi sono picchiarino, eh. No, ma che c'entra? Mannaggia. Piri. Ma come mi piacciono i bambini a me, come mi piacciono? Avete un carattere paterno. Mi posso sedere un poco vicino a voi? Certo. Ecco qua, vai. Modestino, sapete in voi io cosa ho sempre visto? Che cosa? Un padre, in voi un padre e in Donna Rosa una madre. Ma padre del bambino? No, padre mio. Ah. Altrimenti dicevo un nonno. Casa mano, cosa? Signorina Inetta, io vi volevo dire che non sono la gallina. Dite. E certe volte non sono la gallina. Dite. E come ridi, si vuoi. Insomma, non sono la gallina. Ma anche il gallo vecchio fa buon bro. Ah, ma c'è un'allusione che non capisco. Ma voi sapete perché io non mi sono sposato? Perché io da giovane ho fatto voto alla Madonna di sposare una ragazza madre. Che bella cosa, e vi disse di no? Ma questo non capisce niente. Signorina Inetta! Dite! Ma fornute fa, eh? Aspetta un momento, Modestino, vi dispiace? No, quello a me mi piace, non parli. Grazie, Modestino ha tanta pazienza. E la pazienza, tengo fritti fra, è una lontana il volo da pazienza. E ma ci fa pure nonno, noi. Oh, ma sta piangendo! Oh, e sta piangendo! Forse avrà fame, provate se mangia. No? Chissà come sarà, lui. Inetta. Mamma è sempre più ostinata. Era di pietra, è diventata di ferro. Ah, ma è buono. Già, lei è di ferro e tu sei di paglia. Ma mi disprezzi fino a questo punto? Ti disprezzo. Oh, Andrea. Donna Rosa, ve lo ripeto, troppo male parole, troppo. E più questa è la casa di un sacerdote. Questa era la casa di un sacerdote. Signore, scazzella l'ora. Ma sono candida. Padre, scusate, che... Vi scuso, e a me che nessuno scusa mai. Ma dov'è Modestino? Modestino sta mangiando! Oh. Ma che fai la barba? Oh, quello sta mangiando come un lupacchiotto, questo. Nell'ordine! Lupacchiotto, basta! Cosa ho scocciato? Io devo andare via, devo andare al vescovo urgente! Scusate, una domanda. Ecco, volevo sapere, ma si può avere odio per la propria madre? Caro Andrea, lascia che ti dia del tu come quando eri piccolino con i calzoncini corti e facevi il chierichetto, ti ricordi? Ma come te lo devi dire? Tu stai succhiando?
latte, veleno, come se fosse latte. Non succhiare, non succhiare. Padre, padre, ma quella è diabolica. Lo so che è diabolica, ma è sempre quella che ti ha dato latte, che ti ha cresciuto, che quella a modo suo ti ha voluto bene, ti vuole bene e ti ha dato sempre il tuo latte. Padre, ma rammi del fiele, il fiele amaro. Ma tu non succhiare, non succhiare. Ma come muovere, si demonio? Padre, padre, io le devo dare un brutto dispiacere. Che brutto dispiacere? Me ne vado dal paese. Dove va? Ma che dici? Dove va? Che tu vai di qua, che vai di là, ricorda che l'occhio di Dio ti osserva sempre. Ah, già ci cagli, scusa. Padre, padre, voi dite cose giuste. Ma allora qualche giorno di questo faccio qualche sciocchezza, faccio qualche sproposito. Ma che dici? Questo è il più brutto dei pensieri che ti viene in mente. Non succhiare, non succhiare! Un po' di tosse, la nottata di stanotte. Voi con la tosse vi tenete il bambino in braccio? Date a me. Ma l'ho finito quasi tutto. Questo qua, quello era un sciocarolo, quello si è imbriacato di latte, questo qua. Io mi vado un po' a scendere per la nottata di stanotte. Sei stanco pure tu. Mi potete dare una botte dietro di lì? Una botte perché? Dovevo fare il ruttino. Guarda che rimaglia, che ruttino che ne fa. Mamma mia! Ma dove vai? La cosa vi nascondete oggi, dove vai? Padre, me ne devo andare, non posso stare più qua per problemi di salute. Rimane, vi porto pure il certificato scritto dal mio medico, il medico Bove. Sta scritto, questa donna sta facendo le preti al fegato. Padre, se ne vuole andare! Madonna Rosa, per avervi rintroverato per la vostra eccessiva impulsività. Padre, perché le prete non le posso buttare in faccia alla gente, avete capito? Perciò le faccio dentro a fede. Ho capito, forza, forza, restate qui e toglietevi questo cappello che siete ridicola. Volevo, padre, perché supporti più una spasella e figa che una mallarda che. Brava, brava, e voi la volete finire di fare piccioni in casa mia? Se viene la baronessa, non so quello che succede. Padre, io l'affronto. Bravo. Io mi sono scocciato di avere paura, io l'affronto. Sì, l'affrontiamo insieme. Ma con i netto o con nessuno, il dilemma a due corna. Uè, sta venendo in pesca, sta venendo in pesca. Ecco qua, se la montagna non va da momento, la momento vite per la montagna. Sta venendo pure il sito della baronessa. Sì, tutto qua. Allora, io scappo, da con la finestra. Ma non devi affrontare. E questo è il guaio, donna Rosa, io non c'ho un bambino, c'ho due bambini. Prego, Evidenza, prego. E questa è la casa di Don Sandro, prego. Pace bene a tutti. Don Sandro, voi siete Don Sandro, vero? Sì, certo. Caro Don Sandro, la pace è un albero che cresce più bello sul terreno dove c'è la guerra. Voi tutti sapete il motivo che mi ha spinto a venire fino a qua? Lo so, certo. Dirò brevemente perché il tempo mi tiranneggia e ben altri impegni mi richiamano altrove. Prego. Per prima cosa devo fare un asprissimo rimprovero a Donna Bianca e suo figlio. Ma monsignore! Cugina carissima, vostro figlio ha compiuto un'azione indegna, un peccato grave. Maronna, menina, sta via nel parto tuo zitto! La piccola pecorella si è smarrita in un branco di lupi. Ma non è quando ce ne sta guidando. Il Signore abbia pietà di lei come io la porto nel mio cuore paterno. Eccellenza, ma noi... Silenzio! Avvocati! Evidenza, se ho sbagliato vi chiedo perdono. Lasciate, vi dispenso dal baciarmi la mano. Chi sono sacerdote vero? Non è a me che dovete chiedere il perdono, ma il perdono è di Dio. Io sono veramente indignato, eh? E permettetemi di insistere allora, Eminenza. Madonna, che dolore! Baronessa, ma che succede? La schiena si è bloccata! Io sono il sindaco Vittorio Scardaccione. Lo so, me lo avete detto già tre volte. Pensavo che nella baraonda non si era sentito. Provvedete piuttosto a sistemare le strade. Per venire fino a quassù mi è venuto il mal di schiena. Eminenza, è una vita che cerco di risolvere questo spinoso problema, ma i soldi sono pochi. Però io faccio tanto per questo paese. Pensate che adesso sto organizzando una festa, sì, una grande festa, con luminarie, con banda, eccetera. Grazie. Proprio per festeggiare l'avvenuto miracolo che, come ho capito, voi ammettete. Chi ha detto questo? Chi ha parlato di miracolo?
Nulla della improvvisa guarigione di Angelina fa pensare all'uso della parola miracolo. Allora, Eminenza, io sono sciolta dal voto fatto alla Santa Vergine. Ma certo! Oh, il Signore vi benedica! Ma non è sta cagnando il cartomani, che? Dovere umano di vostro figlio è quello di condurre all'altare la ragazza di cui ha abusato. Ah, voleva riuscire! Ma noi non possiamo sederci sulla botola dell'inferno. Noi possiamo pregare, implorare, piangere per loro. Ma non possiamo condizionare le loro scelte con delle bugie, con delle frodi. Ma monsignore... Lasciatemi parlare. Parlate. Se voi, come mi avete detto, volete propiziare un matrimonio di riparazione per la giovane fanciulla, questo sarà un atto finalmente degno di voi, del vostro nome e della vostra famiglia. Ma non mi corre nessun obbligo a farlo. Ma che l'hai visto c'è anche a me, ragazzi, saranno tu a tua ragione. Siete d'accordo? Monsignore... Siete d'accordo? Sì, monsignore, sono d'accordo. Non c'è stato mai nessun miracolo. Ma... Il rispetto della verità mi impone di dirlo, eh? Monsignore, il trasferimento di mia figlia, allora? Il trasferimento di vostro figlio fu ottenuto per interessamento di Don Sandro presso un influente e caritatevole prelato. Vostro figlio ha superato l'esame non per miracolo della Vergine, ma perché Don Sandro conosceva l'insegnante. Eccellenza, ma hai vincetto pure la lotteria del Sacro Cuore. E io avevo bisogno di soldi, io sono Don Mumricette. Perché tu un numero della lotteria che la Madonna ti fa vincere. E dominate che numero ha scelto? Il numero 13. Come lo sapete, un numero mio, un numero 13. Sono andato in sacrestia dove c'era il panariello con tutti i numeri dentro. E dentro c'erano 13 numeri. Tutti 13. Ma non è che brugliore! Ma fece pezzo, ma fece, ma fece pezzo! Che mente che brugliore! Ma fa buono, ma! Invece mi fa via a mettere, ma 14! Eminenza, ho un leggero capogiro, avverto un malore, vorrei uscire un attimo. Certo, capisco, comprendo come fratello, ma come vescovo ti rimprovero. Vieniamo, Angelo. E la mugella, perché due peccatrici come a noi non vanno sta mezza sta mappata e gente onesta. E a voi, levatevi la scarpa stretta che facete calla, levatevi la scarpa stretta e mandatela in faccia a qualcuno, avete capito? Ma chi è questa donna? È il cane di Don Sandro. Statevi accorti perché è un cane mozzaca. Io me ne vado, però non prendesse qua. Donna Bondio! Oh, ma come ci permette? Che c'entra Donna Bondio? Sono rimasto troppo male, quasi quasi mi spaglia Monica e prendiamo la parola. Ma chi è questo colpevole? Sì, monsignore, sono colpevole. Molto, molto colpevole. Monsignore, scusatemi, io voglio confessarmi. Domani? No, adesso, prima che andate via, mi voglio confessare. Ora? Sì, adesso. Mi vengono in mente dei pensieri peccaminosi, delle cose bruttissime che se non le dico impazzisco. Perciò, per favore, fate finta come se io stessi in fin di vita. Fatemi confessare. Davanti a questa esigenza non posso tirarmi indietro. Vi prego, lasciateci su. Vabbè, accomodiamoci nel giardino. Però prima permettetemi una parola. Sindaco, muovetevi! Datemi la mano! Dunque, parla Sandro, quale pensiero peccaminoso ti passa per la testa? Che sei un grande disgraziato e fini la baldraccia. Ma come? Ma come? Oso, perché adesso sto in confessione e te la sta zitta e mi la spiega. E basta. Ah, e tu non mi puoi dire niente, né per iscritto e né verbalmente, perché da distruggere che tengo un po' stomaco, capite? Sei un fetente e non sei degno di portare questa veste che indossi e non sei buono né come uomo e né come sacerdote. Ma come ti permetti? Ti permetto, è vero, ho sbagliato, ho inventato qualche miracolo. E perché? Perché questi sono contadini, hanno bisogno di vedere qualche cosa della fede di Dio, se no sono tristi. Ho reso felici famiglie intere. E tu cosa hai fatto? Tu cosa hai fatto? Sei venuto qui con la tua cattiva verità contro la mia buona bugia. E questo qua è un peccato. È un peccato di resa umanità. Ma la Chiesa non si può reggere sulla menzogna. Non ti nascondere, dite queste parole. Non ti nascondere. A te qua non ti ha mandato a chiamare nessuno. Sei venuto qui per interessi di famiglia. Per tua cugina, donna bianca. E cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Si è messo contro subito quella ragazza innocente, quel bambino appena nato. Cosa hai fatto? È contro la fede ingenua dei contadini. Questo hai fatto, ma io non ti assolvo! Ma sono io che non ti assolvo! Lo so chi hai capito! E mi ha trasfassiato.
Ha ragione, no? Ma giù sta scarpa, sta scarpa che mi va zitta. Iaccia, non faccio! E dove la vuoi buttare? Faccio muro! Nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo! Ma dove va? Vai, vieni qua. Ma chi è che ha un look in questa casa? Ma insomma non si può mai dormire. Maestà. Eminenza, scusate. E tu chi sei? Sacrestano. Ah, ma cosa succede? Cosa succede, Eminenza? Cosa succede? L'abbiamo sentito gridare. Che scappò? L'abbiamo visto correre, quasi scappava. Con un piede scalzo. L'abbiamo chiamato, ma non guardava in faccia a nessuno. Eminenza, ma vi sentite bene? Io bene, benissimo. Forse è lui che non sta molto bene. Oh. Io ho dovuto fare una sonora tiratina d'orecchia. Bravo. Adesso è meglio che io vada, forse il mio autista si sarà addormentato. Piadeisso! Cara cugina! Eminenza! Caro amico! Vi accompagno alla morte! Grazie, assessore. Ma sindaco Vittorio Scardaglione! Avete ragione, chiedo scusa. Signore, è stato un piacere incontrarvi. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Sindaco Eminenza. Con la bianca! Ce l'è, Matteo! Che bello. Ma dove siamo lì qua fuori? Fuori c'è una gran confusione. Niente, sarà la gente che saluta il passaggio del vescovo. Ma c'è il tono. Ma chi? È Donna Rosa. Donna Rosa. Donna Rosa, parlate, un incendio, cosa è successo? Io sono il sindaco, devo sapere! Madonna mia, che mi sta dicendo i peccati tutto qua? Oh. I peccati di chi? Gesù, i peccati di chi? I peccati nostri che ci siamo detti in confessione! Oh. Mamma mia, non ho capito bene, mio Dio! Come è possibile che non ho bene? Chi ne sa che tutto mi dicendo? Ma no, che scur! Sorme e camor! Che vuol dire? Che ne saccio, dovrebbe una sorri da camorra? Ma che ne saccio? Ma quale camorra? Quale camorra? Sarà dicendo Sodoma e Gomorra! Per forza, come si dice, chi lo passa più sporca e arecchio lo prende? Oglio no, e ci vede il fidanzato! Ma questo Don Sandro non lo può fare! No. I preti non possono impazzire! No, chi va a darci come il messo papa? Sindaco, fate qualcosa, muovete! Certo, io sono il sindaco! Certo, subito! Allora, chiudete tutte le porte! Ma che fa che cosa? Vengono dei forzenati con le mazze in mano! I forzenati vengono qua da noi! Ehi, sacci, chi che sta dicendo? Robbe tua, il sindaco, robbe tua! A dire che a me mi chiamavano il piccolo Robespierre! Ma chi è un piccolo delinquente? Ma io sono! Ma quale delinquente? Quale delinquente? Un uomo integerrimo! Tutto d'un pezzo! E perché facevo questo? Con la speranza che un giorno la piazza del paese si potesse chiamare Piazza Vittorio Scardaglione! Che non vedi che ne vado a una piazza! Che ne manca a targhetto per la prossima! Ma perché ha detto qualcosa anche di me? Ah, non di voi! Il sindaco Scardaglione! Zitto! In confessione non si possono rivelare! Calma, signori, calma, non perdiamo la calma. Avete lasciato una poca, fumiamoci una sigaretta. Io personalmente non ho nulla da temere. Ma adesso siamo con sti pacchetto la calma. Lo vedo pure da me, gli sto tutto frastrullato. Oh, sentite, comunque io non resisto. Io già bere fuori che le slegge. No, non è meglio che sta ammaccato. No, tu rimano posto tu. Ecco qua, manchi canoccia, bevaccio. Dici qualcosa sul tuo conto? E che faccio? Vattano prego! E mo ce vo! I campo mese e corno! Coppa e corno! Ma corno ma! Ah, come dice Don Sandro, chiste che corno, faccio che lui chi ha lui! Scusate, che ore sono? Perché? A che ora sta il prossimo treno per Napoli? Ah. A mezz'ora! Ah, è che devo partire con urgenza! Ma sono ricordato che sta morendo mamma! Ma la cosa è lì!
Ma si azzecca nessuno. Madre regina, madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra santa. L'anima a Dio, culato visti. Signore, signore, ricordatevi che noi siamo puri cristallini. Oh, ma se no va a cristallini. Oh, mi ha aperto, mi ha aperto, mi ha aperto. Mi do altri 5 minuti di tempo. No, lo vado per sapere da coppa stomaco, mi merito qualche cosa. Oh, ma adesso, ma adesso, ma adesso, ma adesso, ma adesso. Ma adesso, dite, parlando bravo. Siete un fermo che male, io mi facevo pigliare la comunione tutti i giorni, e poi che ci ha fatto male. Io pure sono di carne. Oh, la carne, la carne! L'unico piacere della vita! Controllate! Siete un femmina che mano! Ma quella carne! Io le già sento che gli sapevo che si credo io, e poi io carne non le ho toccata mai. Qualche volta, ogni tanto. Quando voi vi sfugliavo, io venivo a vedere, hai dopo grazie da tu. E ci ha visto pure la monaca con tutta la biancheria di capo. Mario! Calma, calma, ce l'ha con modestia! No, no, pensavo fossero i forsennati! Salve regina, madre di misericordia! Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Ma voi finite, da voi finite! Voglio parlare, voglio parlare! È finita, è finita! Grazie, grazie! Ma non mi il pannello, ma ne figli bello! Avvocato, ma che cos'è questo nervoso che avete? Io, donna Bia, non ho nulla da temere, non sono uno sciocco come voi. Io non mi sono mai confessato. Ancora. Tu non ti sei mai confessato, ma io sì. Beh, che c'è? Imbecille, come facevo a confessare i peccati miei se non confessavo anche i tuoi? Certi peccati si fanno in due. Ma non parlo, mia, la coinvolti, che non la coinvolti. Oh mio Dio, tu e l'avvocato. Facevi le corna vecchia. Brutta Marcellona, schifosa! Oh, si è scandalizzata Maria Corretta! Oh, tu dici questo a me, Cleopatra! Era Cleopatra che si innamorò di un serpente! Non capito, una persona zitta! Signori, signori, non facciamo scandali nel paese! Scandali? Chi le don Zanzo sta mettendo le mani per? A Celeste, ehi, a Celeste, tu mi date tutto a me! A Rita così, sapete perché Celeste si è litti? Non può avere figli! Perché sono sterile, e voi lo sapete tutti quanti! Sterile? Ma tu mi hai chiesto sempre i soldi per abortire! Ustumoram! E i soldi che lo pigliava a me! Marco, mangiaccia! Madonna! E io che cercavo un amore platonico! Sì? Perché tu avevi tendenze omosessuali! Io? Sì! Ma come voglio? Sorteggio a me! Vuoi capire o no? Che me ne facevo di un amore platonico? L'amore è fuoco! Ma no, mi credete che la tua c'è la pigiama! L'amore è passione! Ah, oh, la carne, la carne! Sì, ti chiamo, ma tu sei una carne, sono prima di farsi! Ma poi volessimo tutto costare la carne! Sì, è bene, io ci ho immaginato qualche ciuccio per pitello! Ma che gente per coniglio! Ma qua ci stanno cellule sempre più grandi! Il sindaco scarta giù! Si è mangiato 3 porti soldi per fare la strada! Prima, seconda e terza piatta! È una calunnia! È una sola volta! Una sola volta! Ma che mi fate dire, è vero! Una sola volta ho preso qualche soldo! Per curare la mia povera moglie malata, ma come si dice, gli onesti muoiono poveri. Mia, aveva ragione, quella la moglie teneva l'influenza, quella se l'era raccattata a spirito. È giusto. Povero paese nostro. Oh, e lasciamolo stare un poco il paese nostro. Don Sandro già lo sta dipingendo nero. Del resto ci sono paesi più neri del nostro. L'Africa. L'Africa? E che c'entra l'Africa? Donna Rosa, ma non mi dite che Don Sandro ha detto pure quel fatto là. Lo black, Ari! Celeste, ma che ti vede? Che hai? Ma che vuoi tu? Che vuoi? Sì, sì. Quando sono stata in vacanza in Kenya ho avuto un'esperienza con un giovane nero. Un nero? Ah, no! Pure con un nero mi ha tradito!
ma non nero, e beh, che c'è di male? Mica vogliamo fare del razzismo. Ah, ho trovato razzismo! Ma tu, questo curriculum internazionale! Tu volevi pigliare mia figlia, no? Ma che le si sposava con il bianco e con il nastro? E tu mi rimbracciavi per farmi opporre? Ma te ne via, ma che vuoi da me? Sei dottore! Maliarda! Ma no, che da carta lo da fare! Maliarda! Ma che dici miliarda? Oh, ma ne ho fantasi da chissà! Hai capito, l'avvocato? Ci volevo mangiare tutti i soldi, l'avvocato! Ha parlato con lezionista, parlate, corne voi, corne vacche, corne capre, e o mettete sempre il pezzo migliore, e corne cerva di camate che tenete in fronte. Ma chi? Sì, o prima grande tua moglie, sono stati! Lasciate mangiare, hanno furgato, mangiarci! Avete paura di me? Ma che succede? Ma tu mi hai lasciato pazzo? Io? Pazzo? Ma chi ha detto questa cosa? Ma allora? Allora non è successo nulla? Ma adesso tutti sapete i fatti miei! Il nero, il pegno! Tutti sanno i fatti di tutti! Ma come si dice? I panni sporchi si lavano in famiglia! Io non ho sentito niente! Ah, nemmeno io! Oh, io nemmeno! Oh, io sono sorda! Ah, tutti sordi, tutti sordi! Che cos'è il raduno annuale dei sordi? Amici, amici, però io ho sentito che c'è una persona che ha sentito qualcosa, e questa è Donna Rosa! Io? No! Io non ho sentito niente! Mi sono più sorda e buia! E poi pure Modestino, Suor Candida hanno sentito. Io non ho sentito niente. All'improvviso mi sono trovata in una novella del Boccaccio e non ho capito niente più. Ma capì che all'improvviso sta trattando delle Boccacce. Modestino, e tu? Io? E ci ha buttato Carnavaro in coppa e spalla e mi sono sentito tutti fuochi. Mi sono insordito. Quindi nessuno ha sentito niente! Un momento, io non è che non ho sentito proprio niente. Io ho sentito la baronessa che diceva farò sposare mio figlio Andrea con la maestrina. No, io non l'ho detto. Come? Perché voi non l'avete sentito? Perché se voi non l'avete sentito... È vero, l'ho detto. Ninè! Nina, vieni! La galletta si è spugnata! La baronessa ha consenso! Mamma! Va, Nina! Nina, vai, chiama la mamma! Barone, è buia! Chiamata la figlia! Figlia di! Figlia di! Figlia di mamma sua! Ah. E vieni qua che ti voglio far sposare! Oggi è domenica, stasera stessa vi sposate! Mango, ti è bega, c'hai carta! Paura, che fa fare? Ma io... Scusatemi! Sono molto confuso, non sto capendo niente. Ah, a proposito, ho perso anche una scarpa, Modestino, provvedi a trovarla per favore. Ecco, non sto capendo niente, ma che succede? Non ricordo niente. Stavo da te. Ah, bravo, bravo, il mio fedele Modestino. Modestino, forza, forza, passo nel campane. Perché voglio dire messa, bravo. Passo nel campane che voglio dire messa.
Ecco la mia scarpa. Ecco qua. Siamo forti. Bravo. È stata una giornata dura, non so. È durissima, ma... Io non ho già capito niente. Dai, no. Marco, io non capisco niente. Mettetevi questo addosso. Grazie. Ecco qua, piano piano. Forse la messa mi servirà a calmarmi. Ecco qua, grazie. Ma io una cosa ve la devo dire. Dimmi. Io sono veramente fortunato ad aver trovato un parrocchiano come voi. Ma pure voi siete fortunato ad aver trovato un sacrestano come me. È vero, sono fortunato. Io vado a suonare le campane. Quell'uomo dite una bella messa. È certo. Non sa, ma la gente sta chiuso in del caso. Stanno mangiando, chi viene a sta messa? Donna Roma, pure si vede una persona, pure si vede una nucata. Io a messa di che sei, non ti preoccupare. Ma dimmi una cosa. Ma come è asciuto mieto sto fatto che io ero pazzo? A chi lo so? Donna Rosa, forza, io vi conosco molto bene. Cosa avete combinato? Don Zà, ogni tanto una furgo non fa male. Ha sapito la canzone di Polo Chanel? Quando Omar sta in tempesta, tutta la porcaria, somma a Donna Rosa, ma questo qua è un peccato. È un peccato gravissimo. Mannatemi all'inferno. Don Zà, io ho già cagnato una pagina in un libro di destino. È nata scrittonata a modo mio. Donna Rosa, ma è il destino. Lo scrive solamente Dio. Ehi, ci ha girato una mano. Ma quando vado là ci parli qui. Modesti, sono il campano. Vabbè. Muovendo parrucchiano. E a buio. Mettetevi tutto in processione. E piglia a mangiare. Sta santa benedizione. Thank you.
grazie. L'Italia mi sembra che sta a mia vantaggio. Uno a uno. Vi siete divertiti? Viva la cultura! Pace e bene. Allora, grazie di cuore, grazie a chi collabora economicamente per l'Ede di Cristo, con la tua azienda, grazie. E al caro amico Peppe Di Tiello immobiliare, siamo fratelli, tutti amici, conosciamo da quando siamo nati, è vero? Grazie Peppe, grazie veramente che mi siete sempre vicini in questa avventura. Grazie al gruppo di Scafati! Presenti, grazie. Via Cinetta, dove abbiamo il deposito delle scelte, rompiamo di tutto. Stati là, abbiamo ciò di qua, saltare. Ciao, grazie. Chi c'è più? Mi dimentico qualcosa? Ah? Ah sì, no, quello sapevo, qualche altro sponsor, no. Il nostro caro amico Mimmo Izzo, dove sta? Questo è un posto molto particolare. Allora, se volete accomodarvi, vi potete andare, però in questo momento siamo già delle cose importanti che sono per noi e per voi, perché io devo ringraziare le persone che hanno permesso questa cosa, perché non è stato semplice fare uno spettacolo qui tra queste pietre bellissime, queste pietre vulcaniche, dove tra queste pietre è nata Teresa di Dosa, perché lì qua è nata. Noi giochiamo a fare il teatro, per noi è semplice un gioco e noi giochiamo a fare il teatro. Teresa da piccolo giocava in questo spazio e stasera ha giocato per voi, perché per noi è un gioco. Quindi c'è un impatto emotivo molto grande. Abbiamo scelto questa location perché diciamo io voglio portare avanti questo discorso. Siccome che non abbiamo una struttura comunale, perché non voglio dire perché sennò ha deciso anche male parole, non voglio dire. Perché sapesse che è padre. Lasciamo perdere. Allora, per me il teatro si può fare dappertutto. Dove c'è cultura c'è teatro, dove ci sono questi pezzi di storia che stanno abbandonando, ci può essere cultura e ci può essere teatro. Quindi ogni anno io cambierò location, faccio la sorpresa ogni anno. Perché è importante portare la cultura dappertutto. Perché c'è uno scambio da queste pietre, io ho ricevuto un messaggio che volevano vivere ancora e quindi l'ho portato a voi. Non è stato semplice, perché non ne parliamo. Devo ringraziare il sindaco di questo vicolo, Mimmo Izzo, veramente. È una persona con un cuore d'oro, per il cuore del cuore, un spettacolo che si fa. Con lui, veramente, che si è messo a disposizione su tutto. Qua nessuno ha toccato una virgola, perché c'era Mimmo qua, una persona rispettabile come le persone di vecchi tempi, che ormai si è perso tutto cose, ragazzi cari. Quindi un applauso particolare a tutti. E poi varie pratiche che non vi racconto, varie pratiche comunali che non vi racconto, perché lasciamo perdere, ce l'abbiamo fatta. E a voi che ci seguite, un grazie particolare, che avete abbandonato le case, avete abbandonato la partita dell'Italia per vederci. Grazie. È stata una grande fatica, ma siamo contenti che siamo riusciti, perché con me c'è un cast e una, io lo dico sempre, scrissi una poesia, noi siamo una famiglia non apparentata, è così, però siamo una famiglia, siamo una grande.